C'è un... Uh... HL... streaming non si sente. No, qui dentro ah, okay. sentiamo comunque, okay. però chi sta online non, non sente. Ah, okay. Grazie a tutti. Allora, bene, eh, buongiorno, sono Marusca De Castris dell'Università degli Studi Roma 3, eh, coordino oggi questa sessione nell'ambito del percorso Cardini, la valutazione delle politiche attraverso nuovi modelli e nuove eh, misure. Ora la sessione è stata organizzata sostanzialmente eh, in due parti, una prima parte che riguarda i modelli di microsimulazione per la valutazione ex ante su cui l'Istat sta eh, non solo investendo in termini eh, di eh, attenzione ai dati, ma anche in termini di analisi valutativa con l'idea di offrire al policymaker delle eh, indicazioni utili al processo decisionale. Avremo due presentazioni, Marco Di Marco dell'Istat presenterà valutazione delle politiche a favore delle famiglie e Martina Bazzoli presenterà tre mod, un modello di microstimulazione per il Trentino. La seconda parte della sessione... È dedicata essenzialmente a basi informative e indicatori per la valutazione, che possono essere indicatori nella fase di valutazione ex ante, in itinere ed ex post. Abbiamo la presentazione, avremo Alessandro Faramondi dell'Istat che presenterà il frame territoriale, poi Luigi De Iaco, indicatori, per, che non vedo, eh, indicatori territoriali per le politiche di sviluppo. E c'è qualcuno che sostituisce Luigi De Iaco? Uh, no. E vedremo, probabilmente arriverà. E poi abbiamo uh, la presentazione di Antonella Bianchino dell'Istat, uh, indicatori per la programmazione uh, a livello uh, locale. Uh, in breve, i modelli di microsimulazione permettono di valutare ex ante l'impatto delle politiche fiscali o sociali sulle famiglie, includendo nel modello l'intervento di nuovi programmi e nuove tasse. E lo scopo è quello appunto di uh, fornire una proiezione delle informazioni già disponibili ad un anno successivo. Uh, quindi uh, questa parte uh, vedrà una particolare attenzione, immagino, nella presentazione alla metodologia. Uh, nella seconda parte andremo su un tema che è assolutamente rilevante non solo per l'Istat ma anche per il valutatore che è quello delle basi informative degli indicatori per la valutazione poiché valutare di fatto significa raccogliere informazioni, elaborarle e interpretarle ai fini di sostenere i processi eh, del, decisionali del policymaker. Ed è proprio oh, il valutatore solo sull'evidenza empirica potrà offrire delle argomentazioni che eh, sono in grado di accrescere la conoscenza collettiva sull'intervento pubblico. Quindi eh, abbiamo sostanzialmente eh, in questa sessione eh, la presentazione di lavori che hanno scopi eh, diversi e che a mio avviso assegnano all'Istat anche eh, un ruolo oh, diverso, oh, non solo di eh, produzione statistica strettamente connessa con la definizione eh, delle polisi attenta, ma anche eh, presentazione di modelli utili alla valutazione. Ora, eh, i relatori avranno al massimo 20 minuti, avrete un avviso oh, direi acustico dopo 15 minuti, eh, quindi dopo poco, quando il tempo è scaduto, oh, vi sarà tolta la parola. E avremo quindi spazio per la discussione che potrà essere tesa a tanti dei temi eh, connessi a produzione eh, di dati per la valutazione o definizione. Uh, di modelli uh, mettendo in evidenza appunto uh, il compito uh, che l'Istat si uh, propone uh, di rinnovare nei confronti della pubblica amministrazione e uh, dei settori che effettuano uh, valutazione. Bene, allora io do la parola a Marco Di Marco uh, appunto uh, al massimo uh, 20 minuti, grazie. La mh, manca intanto è arrivato tu Luigi De Iaco che saluto. Rimedio il cambia slide che era sparito. Grazie. Allora, il la presentazione che faccio oggi è relativa al lavoro che sta facendo l'Istat da alcuni anni per la valutazione politica economica. Perché abbiamo cominciato a eh, ragionare? Perché. In qualche modo negli ultimi anni è, eh, torna, si è aumentata e ritornata l'attenzione sulle politiche redistributive, perché in qualche modo la premessa di tutto questo lavoro è, è stata superata definitivamente, anche se molti politici non se ne sono accorti, la teoria, di quella visione eh, tradizionale che immaginava l'esistenza di un trade-off tra equità e crescita. Invece, eh, quindi, è una cosa che viene per esempio richiamata nel dibattito con la paura che il reddito di cittadinanza o altre politiche redistributive possano diminuire la crescita, ostacolare la crescita attraverso disincentivi al lavoro, per esempio. Sia la teoria economica, sia i dati, come vedremo fra poco, dimostrano invece il contrario, e tutto sommato il passaggio fondamentale è che. Era il, punto, il dibattito è stato iniziato da un, pezzo, da un articolo di pezzo Pezzon Tabellini del 1991 che si chiedevano se la disuguaglianza eh, è un, eh, un ostacolo per la crescita e la loro risposta era sì. Questo ha generato un dibattito che negli anni che poi è stato riassunto lo trovate in un eh, volume collettivo di Eichert-Trunowski del 2003 in cui alla fine si portano ragioni anche molto forti per considerare la disuguaglianza come un ostacolo alla crescita. D'altra parte su, questi, su queste basi hanno poi ultimamente anche l'Ox ha costruito una serie di eh, studi che si concludono quasi tutti con la raccomandazione di adottare una eh, prospettiva di crescita inclusiva. Nel senso una forma di crescita che non trascuri l'aspetto della distribuzione del reddito. Ovviamente, dentro questo contesto, è tornato in qualche modo alla ribalta il problema, soprattutto in Italia, il problema del reddito di base, cioè di un provvedimento concentrato sulla parte più povera della popolazione. Anche i dati. In qualche modo conferma anche dati più, più, una semplice correlazione tra tassi di crescita del PIL e un indice di disuguaglianza come il Gini, dimostrano che per un gruppo omogeneo di paesi di cui fa parte l'Italia, l'Europa a 15 da un punto di vista storico può essere un gruppo di riferimento, la relazione fra disuguaglianza e crescita è negativa. Quindi la crescita e la disuguaglianza ostacola la crescita, soprattutto la relazione è molto forte fra i paesi più diseguali, i paesi che hanno un Gini superiore a 30 punti. E questo, un'altra cosa che non, non ho fatto vedere, però si può anche portare dei dati e mostrare che la correlazione è negativa anche fra il Gini nel momento iniziale, del, prima della crisi. E le conseguenze della crisi economica del 2008. In altre parole, i paesi più egualitari hanno subito meno conseguenze, eh, conseguenze meno gravi, hanno assorbito meglio la crisi finanziaria del 2008. cioè hanno avuto, eh, I paesi più diseguali, come l'Italia, la Grecia, Portogallo e la Spagna, hanno avuto un tasso di crescita inferiore alla media europea. Ora, quali sono i nodi principali della crescita inclusiva? Uh, il, ovviamente, il, quello fondamentale è sulla disuguaglianza primaria, cioè dei redditi di mercato, che chiama subito in causa il problema dell'occupazione. In Italia la disuguaglianza primaria è più alta che in altri paesi per due ragioni fondamentali. La prima è che c'è una forte disparità nelle opportunità di occupazione tra nord e sud, tra uomini e donne, tra. Eh, generazioni che danneggia le generazioni sotto i 40, non, non si può più dire neanche giovani perché siamo ormai in veste dai 40 anni in giù e, e anche oltre. Eh, poi c'è il secondo nodo del problema: la redistribuzione di questo reddito diseguale eh, e diseguale anche nei salari. Si è aperto il ventaglio, scusate, no, nei, nei redditi di lavoro, il ventaglio dei redditi di lavoro. Si è ampliato moltissimo, soprattutto per effetto della flessibilizzazione del mercato del lavoro. E parlo ovviamente dei salari mensili o dei redditi di lavoro mensili, perché la riduzione, la precarizzazione dei, dei lavori ovviamente comporta redditi inferiori. Poi c'è il secondo, il secondo punto: è come funziona la redistribuzione operata dall'intervento pubblico attraverso le tasse e i trasferimenti. Dentro questo argomento c'è il nodo particolare della lotta alla povertà e all'esclusione sociale e correlato a tutto questo le dinamiche demografiche, come non so, ieri c'è stata l'uscita di Boeri sul fatto che gli immigrati possono riequilibrare il sistema pensionistico e questo segnala implicitamente che c'è un problema di dinamica demografica diciamo, autoctona degli italiani, se volete. Ovviamente il disegno di politica, questi, per analizzare questi nodi occorrono strumenti di analisi e tra questi uno dei più tradizionali sono i modelli di microsimulazione ed è per questo motivo che all'Istat ne abbiamo messo in piedi uno verso il 2012 e lo, io per i dettagli rimando online sulla rivista di statistiche ufficiali del numero 2 del 2015 dove trovate la descrizione e i dettagli che qui provo a riassumere brevemente. La base dati di indagine del modello è l'indagine USILC, che è il database di riferimento per gli indicatori ufficiali di povertà e di disuguaglianza utilizzati dall'Unione Europea. Il modello tuttavia riclassifica e corregge questa base dati di indagine USILC per tener conto del fatto che spesso le definizioni di reddito Utili per la microsimulazione sono quelle di tipo tributario e non coincidono spesso con le definizioni invece che euro è stato imposto per regolamento e che si ispirano più invece alla logica economica. Questi redditi poi vengono proiettati al futuro rispetto all'anno di indagine, con, eh, per il momento con un metodo molto a spanne, se volete, cioè con proiezione dei tassi utilizzando i tassi medi di crescita e contabilità nazionale. Questo ovviamente significa conservare la distribuzione iniziale e spostarla in avanti in modo, eh, se volete, una proiezione, uno spostamento orizzontale della curva di distribuzione. Non tiene conto, quindi non cattura eventuali cambiamenti della, varia, de, della distribuzione primaria dei redditi mentre eventuali cambiamenti indotti dalle politiche, quelli verrebbero eh, considerati perché ovviamente per l'anno futuro si usano le legislazioni aggiornate. Anche i pesi originali indagini vengono ricalibrati sulla base dei totali noti di popolazione e di occupazione occupazionali dell'anno di simulazione che ripeto di solito è più avanti, cioè eh, se, eh, successivo a quello di d'indagine. In questo momento noi abbiamo i redditi del 2015, sono i più recenti disponibili, li dobbiamo portare per, per simulare gli effetti al 2018-2019. Ovviamente questo significa che il modello di microsimulazione non sempre può essere considerato un come i modelli di previsione. È più facile immaginare una specie di come i simulatori di volo, cioè... Una realtà virtuale nel quale si testano diverse politiche sotto in alcuni scenari di ipotesi che però vanno precisati, altrimenti non, non si capisce eh, esattamente. Cioè, è, è sbagliato prenderli come previsioni, secondo me. Ora, eh, l'utilizzo di Famino di questo modello di microsimulazione è abbastanza ovvio. L'abbiamo usato durante le audizioni dell'Istat sui provvedimenti di politica economica. Per esempio, qui ho fatto due esempi: un bonus di 80 euro nel, già nell'ottobre del 2014 segnalavamo che era concentrato sul terzo e quarto reddito, sulla parte meno povera della, della popolazione, cioè che il primo e il secondo quinto, il 40% più povero della popolazione prendeva una piccola quota della spesa totale per il bonus. Ed è ancora così, ovviamente. Poi abbiamo simulato il 14 per i pensionati nel novembre del 16 e abbiamo prodotto poi nel giugno 2017 una specie di panorama del funzionamento del sistema tassi benefici italiano con una serie di indicatori vari tra cui il rischio di povertà e aliquote medie eccetera vi faccio vedere qui banalmente questi sono un esempio eh, semplice di utilizzo cioè che il, eh, i trasferimenti sono, e il prelievo sono progressivi, cioè sono orientati in senso redistributivo di i trasferimenti sono più alti per il quinto più povero della popolazione eh, e sono molto bassi per, 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 il, per i più ricchi Viceversa, il prelievo cresce al crescere del reddito. L'effetto allora, di, eh, di questa ridistribuzione è di circa 15 punti percentuali dell'indice di Gini. Si passa da un 45% del reddito primario di mercato, al, eh, dopo i trasferimenti la disuguaglianza è 34,4, quindi l'effetto dei trasferimenti di 11 punti è molto più importante dell'effetto del prelievo dei contributi sociali che di 4 punti, 4,3. Questo scarso effetto del sistema è, dipende da due fatti, della componente contributiva, i contributi sociali sono quasi proporzionali, quindi né regressivi né progressivi e pesano, soprattutto i contributi sui datori, pesano quasi quanto l'IRPEF, quindi l'IRPEF che è la parte progressiva del sistema non è controbilanciata da una componente proporzionale. Uh, sul reddito di base, che è ovviamente l'argomento più importante dal punto di vista della distribuzione, se non altro perché in Italia non c'è, o meglio c'è dall'altro ieri, c'è dal 1 luglio 2018, abbiamo quel reddito di inclusione la prima volta in Italia un provvedimento universale cioè destinato non solo a categorie particolari ai cittadini lo dirò fra poco i, i riferimenti teorici fondamentali sono eh, Friedman, Tobin negli anni 60 e notate la curiosità Friedman era il consulente di Nixon, Tobin era il consulente di Kennedy e tutte e due avanzavano proposte abbastanza simili dal punto di vista matematico sul reddito di base poi negli anni 90 il dibattito è stato ripreso da Fan Paris e Atkinson. Io eh, provo a sintetizzare al massimo per non usare molto tempo, praticamente da un punto di vista teorico le formule, le forme del reddito di base sono o un reddito di base incondizionato come quello proposto per esempio da Fan Paris, che è insomma fissa e indipendente dal reddito, cioè anche i ricchi lo prendono il reddito di base il reddito per tutti i cittadini inizialmente reddito di cittadinanza secondo Fanparis voleva dire questo quello dei 5 stelle invece non è, non è questa formula ma è un reddito condizionato e ha due formule principali la prima è un, anzi una formula che si chiama imposta negativa sui redditi ed ha come dire, è la differenza tra una soglia di intervento, qui la chiamo M e il reddito eventualmente abbattuto del 10%. Quando vedete il parametro B in questa formula è il tasso di riduzione marginale del beneficio che serve a evitare una, caduta, una riduzione di importo, del beneficio di uguale importo agli, aumenti, agli eventuali aumenti di lavoro. Cioè tasso di, mettendo beta inferiore a 1 si sconta, come dire, si riduce il beneficio, si riduce meno dell'incremento di reddito da lavoro e quindi evita una liquida marginale. Un caso particolare di questa imposta negativa di reddito si chiama top up, cioè la differenza secca, semplice tra la soglia di intervento e il reddito. A destra vedete fondamentalmente la differenza è che il top up, che è la linea blu, è un pochino, si ferma. Come dire, la soglia di intervento un po' più bassa rispetto all'imposta negativa sui redditi. Ora, ovviamente, la formula più generale deve tener conto del fatto che di solito queste, queste formule vanno sui redditi familiari, quindi c'è un parametro K che è la scala di equivalenza e eh, volendo a. Si può anche moltiplicare l'importo del beneficio a seconda, per esempio, della presenza di figli disabili, cioè in un certo senso chi conosce l'ISEE sa che ci sono parametri di scala di equivalenza vengono alterati a seconda della presenza di persone a carico affette da disabilità, eccetera. Questa è una formula abbastanza flessibile e consente di modulare gli importi ehm, come vedremo più avanti. Ora, una cosa importante è che tutte le proposte avanzate nel dibattito da economisti e eh, organizzazioni governative, in parte raccolte dalle istituzioni, sono varianti di questa formula di imposta negativa sui redditi. Non è possibile citare tutti gli economisti che negli anni, io ricordo Nicola Rossi, Saraceno, eh, Bosi, Boeri, Colombino eccetera Gori, Schizzerotto, eccetera, qui dentro ci sono anche Fernando Di Nicola, io che abbiamo fatto eh, proposte in questo senso e come, eh, come dire invece come le istituzioni, il dibattito inizia, scusa, inizia nel 95 eh, con la commissione di indagine sulla povertà e esclusione sociale che propone un minimo vitale ripreso dalla commissione Onofri e eh, come dire, que 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 tutte queste proposte hanno portato soltanto nel 2018 all'adozione di un provvedimento universale, le precedenti politiche del reddito minimo inserimento, reddito di ultima istanza, compreso il sostegno inclusione attivo non erano né universali non sperimentali in alcuni casi categoriali non rispondevano cioè ai criteri ottimali raccomandati dal dibattito. Ora eh, il contributo di List a questo dibattito è molto semplice, a un certo punto siamo ritrovati a fornire consulenza tecnica alla commissione parlamentare che doveva valutare e confrontare le proposte che nel 2015 erano state avanzate in Parlamento ed erano tre, reddito di cittadinanza, reddito minimo del Partito Democratico e reddito minimo garantito. Noi abbiamo, le tre eh, proposte erano varianti della formula universale. Io eh, purtroppo ho solo quattro minuti, quindi eh, vi faccio vedere i risultati eh, segnalando soltanto il fatto che la proposta di reddito di cittadinanza richiamava esplicitamente nell'appendice un, uno studio dell'Istat nel rapporto annuale 2014. Per questo motivo abbiamo interpretato le intenzioni dei legislatori, dei proponenti, come se volessero fare esattamente quello che avevamo proposto noi nel 2014. Ora, la differenza tra i due provvedimenti è che, vado veloce, Fondamentalmente, è il costo che è molto più alto: il reddito di cittadinanza costa quasi 15 miliardi, il reddito minimo proposto dal PD costava 1 miliardo e 3. Quindi, gli effetti, soprattutto sul rischio di povertà estrema, erano minimi per il reddito proposto dal PD, e invece il reddito di cittadinanza sulla povertà estrema l'avrebbe azzerata, seppure al costo 15 volte superiore. Nel frattempo, noi abbiamo proprio dato un contributo anche all'elaborazione del, del REI, del reddito di inclusione, suggerendo alcuni criteri che poi sono stati insieme ai, ai suggerimenti dell'alleanza della povertà inclusi nel reddito di inclusione. Che però io vorrei eh, provare a confrontarlo rispetto alle altre proposte: assomiglia al reddito minimo per l'importo che è molto basso. E alla eh, proposta dell'Alleanza della Povertà per il disegno, soprattutto per il fatto che considera il reddito al netto delle spese di dell affitto. Uh, quindi oggi noi ci troviamo fondamentalmente diversi disegni di questo reddito di base, però la cosa fondamentale è che il REI è già una variante, se volete sia il REI che il reddito di cittadinanza sono varianti della stessa formula. Quindi in linea teorica non è impossibile. Io suggerirei tenersi il REI, perché ci siamo arrivati dopo 18 anni di dibattito, ed è, ripeto, da quattro giorni in vigore nella sua forma universale. E eventualmente reperire le risorse per aumentarne l'importo avvicinandolo di più alla linea di povertà, che è vicina agli 800 euro. Uno dei, ci sono una valanga di problemi, purtroppo non ho il tempo, cito solo il problema degli affitti, cioè eh, aggiunge, nella nostra ipotesi dell'istat, poi di presa del reddito di cittadinanza, noi avremmo aggiunto il fitto imputato ai proprietari di casa che chiedono il beneficio, cioè una stima del valore del servizio abitativo che tiene conto del fatto che queste famiglie non devono pagare un affitto. In questo caso, tuttavia, eh, come dire, se non si mettessero i fitti imputati, si rischia di dare lo stesso beneficio a famiglie che non hanno la spesa d'affitto. Se, se fate un confronto tra due famiglie di cui una è in affitto e l'altra no, e, e immaginate di non includere i fitti imputati, avete una distorsione dell'equità verticale. Famiglie con condizioni diverse ricevono lo stesso beneficio. La soluzione inventata dal REI e dal RACE dell'Alleanza della Povertà è scalare le spese d'affitto, cosa che torna nel caso. Qui confronto proprietari inquilini. Può concludere? Sì, Concludo con l'ultima slide. Nel caso con proprietari inquilini eh, sembra sensato, però, se confrontate due inquilini, scoprite che il fatto di togliere le spese d'affitto dal reddito significa dare. Più soldi a chi spende di più d'affitto e magari sta in una casa più grande, a parità di altre condizioni. Cioè, di eh, in qualche modo dare di più a chi sta meglio, a chi sta in una casa più grande. Nell'esempio, 85 metri quadri. Metri quadri. Una delle, scusate, io devo chiudere. E, dicevo: una delle opzioni su cui stiamo lavorando è di differenziare la soglia di intervento tra proprietari e inquilini. Cioè, la soglia di intervento per i proprietari potrebbe essere al netto della componente affitto del paniere di povertà. Finito, grazie. Ci sono domande e commenti dal pubblico? Prego. qual è il costo a regime dell'attuale versione del REI, quella che è stata approvata e entrata in vigore quattro giorni fa, e se c'è una simulazione sugli effetti sulla povertà estrema. E poi, e chiudo, eh, rispetto al vostro modello, quello che lei ci ha illustrato a livello nazionale, c'è una possibilità di disaggregazione dei dati a livello territoriale e delle regioni nel modello? Pronto, ah sì. Le stime del REI noi effettivamente le abbiamo fatte e in, in realtà non differivano molto dalle stime del governo, sotto scenario di ipotesi eh, di take up simile a quello del, della prima parte dell'anno, comunque non dovrebbero superare i 2 miliardi e 7 previsti, però eh, c'è in ballo una serie di... Come dire, bisogna verificare e monitorare gli effetti, in particolare gli effetti sul take up degli evasori fiscali, c'è cioè un problema nel senso che se assumiamo che gli evasori fiscali non lo chiedono, allora le stime del governo sono abbastanza sagge, se assumiamo che gli evasori fiscali lo chiedono allora il costo potrebbe essere molto più alto, è un punto da monitorare, poi penso che eh, se ne, ci stiamo lavorando. Perché ah, scusate, io nella ferita non l'ho detto, le stime del costo di cittadinanza che abbiamo fatto erano nell'ipotesi che gli evasori fiscali vengono. Viene o non lo chiedono, se lo chiedono non, non gli viene dato reddito di cittadinanza. Chi fa ipotesi diverse ha stime molto più alte. scusi la decisificazione a livello regionale. È molto complessa perché in realtà Eusilca è rappresentativa a livello regionale ma non, eh, non perfettamente per alcune regioni piccole, tipo Molise o la provincia di Trento, che pretende no, di, di avere un, una stima separata e autonoma da quella di Bolzano, e però quest'anno abbiamo avuto un problema perché ballano un po'. I, Nord, Centro-Sud sì, cioè per le grandi aree sì. È rappresentativo, sì. Eh, due notazioni di metodo. A parte se può essere utile, diciamo la stima del REI cui perveniamo è 1,8 miliardi, non si allontana diciamo, di molto dal governo. Semmai c'è da riflettere sul fatto che l'area di intervento sarebbe circa 40 miliardi, quindi l'attuale REI. Eh, nella estensione di luglio è eh, un intervento quasi nullo, quasi, quasi irrilevante. Eh, di metodo due cose, eh, uno è il, il famoso match con i redditi fiscali, cioè il tema a cui accennavi poco fa, quello dell'evasione degli autonomi, come loro si comportano, diciamo, ma soprattutto un'analisi delle disuguaglianze che possa distinguere eh, tra i redditi utilizzati ai fini della misurazione delle disuguaglianze e i redditi eh, utilizzati per fare stime su interventi di politica fiscale, politica sociale e quant'altro. Direi che l'Istat è in testa agli enti che può fare questo tipo di aggancio e sarebbe estremamente utile. L'altro è un po' più teorico e riguarda il ruolo dei contributi cui facevi genno. I contributi è vero che sono una componente proporzionale ma Nell'effettuare l'analisi andrei cauto sul dargli il peso che hanno le altre componenti, perché i contributi come sappiamo sono per la quasi totalità diciamo, una componente di salario differito, cioè è una componente che va a finanziare eh, in, una, in una logica di reddito vitale, va a finanziare il reddito pensionistico eh, futuro. Dunque il fatto che siano proporzionali progressivi, regressivi, ha la sua importanza nel, sul singolo anno, nel breve periodo, però direi che nel, in una considerazione più ampia mh, si può un po' trascurare questo aspetto. Grazie. Va bene, grazie, sì, allora ringrazio Marco Di Marco per la no, relazione. Sc volevo ah, un, solo... Scusa, una battuta allora. sola. Allora, eh, Tanto ringrazio Fernando Di Nicola. Io, sulle stime del REI in realtà noi abbiamo fatto l'assunzione del take up pieno di tutti i beneficiari, ci sembra che siano di più di quelli previsti dal governo, cioè, ci sembra strana la previsione governativa di mezzo milione di platea allargata, secondo me sono di più, però e loro l'hanno basata sul take up degli asini nido, che non ho presentata per i benefici locali. Uh, il vero problema che dici tu è quello degli evasori. Se per noi abbiamo sempre assunto che l'evasore viene scoraggiato, quindi abbiamo usato il reddito, per noi la differenza tra il reddito campionario e il reddito fiscale è una proxy parziale dell'evasione. Abbiamo usato per identificare eventuali evasori che dovrebbero essere scoraggiati perché commettono un doppio reato, cioè l'evasione fiscale e la richiesta del minimo vitale. Però è vero che. Eh, la tecnologia di dissuasione va, va studiata bene, nel senso non basta farla. Noi l'abbiamo sovrasimplificata, sulla base del fatto che storicamente il take up del, della social card del SIA eh, e anche del REI è molto più basso di quello che ci si aspetterebbe sulla base dei dati fiscali. Sì. Quindi, molta gente non lo chiede. Poi, noi abbiamo un grosso problema con i dati fiscali che ballano di anno in anno. Cioè, eh, Quest'anno c'è una minore propensione all'evasione, può come dire, gonfiare i dati fiscali rispetto alla realtà, e quindi abbiamo, non abbiamo un modello di evasione vero e di comportamento di propensione all'evasione di anno dinamico. Magari possiamo capire quanto è stata l'evasione nel 2015, ma chissà cosa faranno l'anno prossimo, così si dichiareranno il più o di meno. E bene, noi dobbiamo concludere Scusate. e passare la parola al secondo relatore, mi dispiace ma voglio dare spazio a tutti per intervenire allo stesso modo e anche al pubblico. Grazie mille. Bene, quindi abbiamo il secondo intervento, Martina Bazzori della Fondazione Bruno Kessler, Istituto per la ricerca valutativa sulle politiche pubbliche, che presenta a Tremod, un modello di microsimulazione per il Trentino. Quindi il tempo è a disposizione è di 20 minuti, dopo 15 minuti c'è il primo squillo per sapere che ne mancano 5. Grazie. Buongiorno a tutti, eh, partiamo. Ok, e sul perché di questa presentazione, quindi come si è visto nella presentazione precedente, è crescente l'attenzione agli effetti distributivi e di bilancio delle politiche tax benefit, sia a livello nazionale ma spesso anche a livello locale, quindi sia provinciale che regionale. Questo interesse è crescente sia da parte del mondo accademico sia da parte di quello politico. Per effettuare questo tipo di analisi serve un buon modello di microsimulazione. Che per essere definito buono diciamo, deve essere validato e trasparente. Eh, per poterlo definire, eh, diciamo, un buon modello è cruciale l'accessibilità alla community degli utilizzatori, quindi la trasparenza nella programmazione e la possibilità eh, che ci siano modelli di momenti di confronto e dibattito tra i ricercatori e tra chi lo utilizza. Inoltre, per essere definito un buon modello di microsimulazione necessita di buoni dati. Eh, in questo i dati amministrativi sono davvero un'ottima opportunità. Sappiamo che hanno grossa difficoltà di accesso e per questo piccole sperimentazioni come quella di Tremo di cui andremo a parlare possono essere diciamo, interessanti. E forse è un po' ripetitivo, diciamo a cosa servono i modelli di microsimulazione fiscale? Eh, sono modelli per l'analisi ex ante delle politiche tax benefit, quindi consentono per esempio di simulare riforme ipotetiche o programmate, stimare gli effetti delle politiche fiscali sul rischio di povertà, disuguaglianza, stimare il costo per le finanze pubbliche e identif identificare vincitori e vinti, quindi eh, chi ha avuto vantaggio e chi ha avuto svantaggio dalle politiche simulate. Eh, che vantaggi ci sono a utilizzare dati amministrativi all'interno dei modelli di microsimulazione. Eh, spesso le informazioni dei dati amministrativi sono più ricche, quindi le indagini campionarie che non sono state disegnate per essere input di un modello di microsimulazione spesso mancano di alcune informazioni importanti, ad esempio il comune di residenza che invece i dati amministrativi eh, hanno a disposizione. Ehm Inoltre, se utilizziamo dati amministrativi, spesso abbiamo disponibilità di campioni più grandi, potenzialmente anche tutta la popolazione, e quindi possiamo focalizzarci su gruppi molto ristretti eh, verso cui non possiamo focalizzarci quando utilizziamo indagini survey. Hanno inoltre dati di solito più aggiornati, limitato errore di misura, e quindi, se integrati con dati di survey, offrono opportunità. Davvero innovative. Hanno certamente, come dicevamo prima, alcuni svantaggi, in particolare il limitato accesso ai dati. Inoltre, se sono riferiti a sottogruppi della popolazione possono avere problemi di external validity, eh, e in alcuni, in alcuni casi, per esempio per la ricostruzione delle famiglie e unità fiscali, è necessario incrociare più archivi amministrativi. E quindi le difficoltà ovviamente aumentano. In Italia abbiamo tantissimi modelli di microsimulazione. In un lavoro che ho fatto con alcuni colleghi l'anno scorso, eh, contavamo 14 modelli di microsimulazione statici, tra cui FAMIMOD che è stato presentato prima. E tutti questi modelli si basano su OSCIVO SILC. Principalmente, alcuni di questi non sono più in, in, in uso, diciamo. Sono quasi tutti autofinanziati, e a parte uno di questi, eh, nessuno di questi è accessibile su richiesta. Quindi ci troviamo in una situazione italiana in cui fioriscono diciamo, i modelli di microsimulazione, eh, nonostante comunque il lavoro iniziale per costruire un modello di microsimulazione sia davvero molto, per cui. Mettere in piedi un modello di microsimulazione richiede tantissimi mesi, forse anni, di lavoro. Parlo ora di Euromod perché Tremod si basa diciamo, su Euromod, è il modello di microsimulazione dell'Unione Europea, eh, ha un'unica struttura eh, e ha poi al suo interno 28 modelli di microsimulazione, diciamo, uno per ogni paese europeo. È un modello statico, ma negli anni ha avuto varie integrazioni. Modali dinamici e comportamentali. Ok, EuroMod è nato eh, circa vent'anni fa, eh, è coordinato dall'ISER, che è un, un istituto di ricerca del, dell'università di Essex, mm, che, e ci sono eh, vari country team che eh, aggiornano. Il, il modello di microsimulazione del loro paese ogni anno e sono coordinati da questo gruppo di ricerca che si trova in Inghilterra, quindi la, è finanziato dalla Commissione europea, quindi la, tutta questa struttura diciamo, permette un aggiornamento regolare e la disponibilità di questo modello di microsimulazione a chiunque ne faccia richiesta, senza costi per fini di ricerca capirete che nella situazione in cui i modelli di microsimulazione normalmente non, non sono disponibili su richiesta, è decisamente un passo avanti importante. Sempre grazie a questo gruppo di ricerca eh, che si trova in Inghilterra, eh, il modello è documentato, è validato, è tutto disponibile su internet per cui chiunque diciamo, può farne richiesta, scaricare il programma e provarlo. Il modello usa uno specifico linguaggio, ogni paese usa lo stesso, le variabili per esempio hanno gli stessi nomi in tutti i paesi, ha un'interfaccia grafica diciamo, eh, che è molto comodo per l'utilizzatore finale, quindi non diciamo, centinaia di righe di sintassi, ma eh, un'interfaccia grafica sotto la, alla, alla quale ovviamente ci sono centinaia di righe di sintassi. L'infrastruttura, così come è costruita, è usata per costruire modelli laddove non ci sono, sia in Europa sia fuori Europa, e questo è il caso del nostro modello di cui andremo a parlare fra pochissimo. E tutti i country team coinvolti in Euromod fanno parte della comunità accademica che, e utilizzano diciamo, il modello per... Articoli scientifici anche pubblicati in top journal, e quindi insomma, diciamo che il modello ha, si può considerare rispettato dalla comunità accademica. Ho messo questa slide solo per, per mostrare, diciamo, come si, com, quando si apre il modello, cosa si vede. Diciamo per cui si vede una bandierina per ogni paese europeo. Se schiacciamo per esempio sulla Germania abbiamo eh, per ogni anno la, la struttura fiscale della, della Germania, per cui è veramente insomma, molto comodo l'utilizzo. Okay, il, il modulo italiano diciamo, di Euromod si basa sui ZIC, eh, il, il sistema fiscale è stato... Ehm, programmato per il 2001 e dal 2005 al 2018 è in continuo aggiornamento. Esiste valida validazione e documentazione disponibile in internet come per tutti gli altri paesi del modello. Okay. È ufficialmente usato dalla Commissione europea. Uh, Euromod dei dati amministrativi, quindi Euromod è adattabile all'uso di dati amministrativi anche se l'Italia si basa su IZILC e quindi non li utilizza. Attualmente all'interno di Euromod utilizzano dati amministrativi matchati con dati di survey i paesi scandinavi, inoltre ci sono due esperienze italiane che sono Tremod di cui adesso andiamo a parlare e Ligurmod che, che utilizzano appunto dati, a, dati amministrativi per il file di input del modello di microsimulazione. Non so se è qualcosa che faccio io, ma <ride> ogni tanto sparisce. Bene, quindi Tremod è il modello di microsimulazione per la provincia autonoma di Trento, si basa sulla versione italiana di Euromod, è stato richiesto dall'amministrazione locale, si basa eh, su tre fonti di dati, l'indagine sulle condizioni di vita delle famiglie trentine, i dati amministrativi delle dichiarazioni dei redditi e i dati amministrativi sui benefit ricevuti a livello locale e nazionale. L'indagine sulle condizioni di vita delle famiglie trentine è un'indagine panel longitudinale con prima ondata retrospettiva, la prima wave del 2004, l'ultima dell'anno scorso. È una rilevazione biennale condotta sui componenti maggiorenni di un campione rappresentativo di famiglie e coinvolge circa 7.000 individui. L'indagine è condotta dall'Istituto Statistico della Provincia di Trento con la collaborazione del mio istituto, che è FBK-IRVAP. L'indagine raccoglie tantissime informazioni sia a livello individuale che familiare. In particolare la carriera educativa, la storia lavorativa e la storia familiare: quindi figli, convivenze, matrimoni, divorzi. Come dati amministrativi delle dichiarazioni dei redditi, usiamo chiaramente i dati Fonte Agenzia delle Entrate, quindi abbiamo a disposizione i modelli 730, unico e 770 da cui ricaviamo tutte le componenti dei redditi. Per quanto riguarda i benefici, eh, abbiamo un archivio che comprende tutti i benefici ricevuti a livello locale. Per cui il reddito di garanzia, segno al nucleo familiare e tutti quelli esistenti. All'interno di questo archivio sono pre presenti anche i benefici ricevuti a livello nazionale per coloro che hanno fatto domanda ICEF, che sarebbe l'indicatore della condizione economica familiare corrispondente all'ISE. È un indicatore leggermente diverso da quello nazionale, ma in sostanza, diciamo, è la stessa la medesima cosa. E per coloro di cui non abbiamo questo dato c'è una domanda all'interno dell'indagine che va a completare l'informazione. Quindi questi tre database eh, vengono matchati tramite codice fiscale all'interno degli uffici eh, dell'Istituto di Statistica eh, grazie a un accordo attuativo tra, tra i due istituti. Quindi, mh, ricapitolando, Tremod si basa su Euromod Italia, quindi comprende tutte le politiche fiscali italiane, simula alcune politiche locali, eh, il dataset di input non utilizza quello mh, di Euromod Italia, ma ne crea un apposito, il primo, il primo Tremod diciamo, risale al 2010 e l'ultimo aggiornamento è di quest'anno. Abbiamo provato a fare una comparazione... Tra Tremod e, e l'Euromod Italia per il sottocampione sotto trentino, quindi in sostanza confrontiamo Silk eh, con i dati, dati delle dichiarazioni dei redditi matchati con, con l'indagine trentina. Vediamo che il, il dato di Silk ha molte più fluttuazioni rispetto al dato di Tremod che è in blu, chiaramente dovuto alla, alla dimensione campionaria di Silk che per la provincia come si diceva prima è molto più piccolo. E vediamo che nella coda alta della distribuzione eh, il dato amministrativo è, insomma, è, un, è migliore diciamo, di quello di Silk, quindi da Survey, mentre sulla coda bassa abbiamo, uh, sottostimiamo, sottocampioniamo sotto praticamente le, le persone della coda bassa della distribuzione. E a, a fronte di questo è stato fatto un ricampionamento per... Uh, dell'ultima dell indagine diciamo, delle, delle condizioni di vita e adesso stiamo valutando se siamo riusciti a risolvere questo problema sulla coda bassa della distribuzione. Questo è un esempio di, di validazione del modello. Nella seconda colonna si vede, colonna si vede eh, la validazione della frequenza, quindi 100 vuol dire che eh, abbiamo lo stesso numero di persone eh, che hanno un reddito complessivo corrispondente al dato, eh, il dato di tutta la popolazione delle dichiarazioni dei redditi, parlo del dato pesato chiaramente di Survey, e, e sulla terza colonna il, la validazione della media. Se il dato è superiore a 100 stiamo sovrastimando, se è sotto a 100 stiamo sottostimando. Tutto sommato siamo abbastanza soddisfatti di questa tabella, ovviamente in ci sono possibili miglioramenti, ma... Tutto sommato mi sembra buona. Tre mod vengono utilizzati sia da FBK Irvap sia da ISPAT. Due esempi: ISPAT un paio d'anni fa ha effettuato una simulazione per una modifica della dizionale regionale eh, richiesta dalla, dalla provincia, e invece quest'anno eh, abbiamo provato a dare una stima attualizzata del tasso di povertà al 2017, quindi abbiamo il politico che non si accontenta ovviamente del dato del tasso di povertà eh, che attualmente sarebbe in sostanza al 2015 perché l'indagine è 2017 con dati di reddito 2015 che sono gli ultimi a disposizione, abbiamo quindi provato tramite il modello a attualizzare il tasso di povertà al 2017 e prima della fine dell'anno probabilmente saremo in grado di dare il dato 2018. Ovviamente gli ambiti di applicazione di un modello locale sono molto meno di quelli nazionali, utilizziamo molto di più Euromod che Tremod per ovvie ragioni. Quindi concludendo, eh, i modelli di microsimulazione sono strumenti importanti per la ricerca e fondamentali per l'analisi politiche anche a livello locale e non solo nazionale. Tremod si appoggia alla piattaforma di Euromod, quindi ha a disposizione un modulo italiano che è sempre aggiornato ogni anno. Ha a disposizione supporto tecnico e materiale informativo, può fare confronti con Italia e con il resto d'Europa e utilizza un software che è usato dalla comunità accademica e dalla Commissione europea stessa, utilizzando un dataset di input che è un'integrazione tra dati di survey e dati amministrativi. Commenti, domande al pubblico. Ma ah, io, ah, prego. Una domanda come fate a integrare le informazioni dei benefici assistenziali nazionali, cioè quelle dell'inps Monetari, dice. Monetari. Sono richiesti quando si fa domanda ICEF. Quando si fa la domanda per politiche locali sono richiesti tutti i benefici monetari che si ricevono a livello nazionale. Quindi non avete un flusso informativo con l'Inps? No, no, no. Ah, no. Okay. no quindi no. sono domande... Sarebbe, diciamo, abbiamo eh. avuto un altro progetto in cui abbiamo integrato questa indagine survey con dati Inps, ma i, i due progetti non si parlano purtroppo. Ok, grazie. <ride> Volevo semplicemente chiedere, data diciamo, la ricchezza di questo modello, quali sono poi quante domande di polisi ricevete e, eh, per le quali questo modello vi permette diciamo, con una certa agilità di dare eh, delle risposte oppure di essere integrato, migliorato per rispondere, se ci sono diciamo, progetti in essere. Eh, di, eh, per il futuro per eh, cambiamenti miglioramenti mm. eh, l'integrazione con i dati IMSS è sicuramente un, un progetto a cui puntiamo eh, per il futuro anche se insomma, ha sicuramente molte difficoltà per essere attuato e anche tutta la questione dell'analisi dell dei tassi di povertà è una questione che alla provincia interessa molto eh, per cui mh, stiamo cercando di capire se possiamo ampliare il campione di riferimento costruendo le, le famiglie tramite l'archivio dei, eh, dei benefici locali. Per cui, abbiamo le famiglie in questo archivio, se riuscissimo a ricostruire le famiglie tramite dichiarazione dei redditi e questo archivio, potremmo avere un modello praticamente su tutta la popolazione trentina. Che eh, essendo già piccola, parliamo di una popolazione residente di 500.000 persone, chiaramente gli ambiti di applicazione non sono tantissimi, sono sincera, nel senso che eh, ovviamente la provincia di Trento non, non attua politiche fiscali come, come ovviamente lo Stato italiano, quindi eh, sono, sono senz'altro meno. Diciamo, L'interesse è più su, su tutta la parte dei benefici e sulla parte appunto di diseguaglianza e povertà. Bene, grazie. Ringraziamo Martina Bazzoli e eh, passiamo oh, la parola al terzo relatore. È Alessandro Faramondi dell'Istat che presenterà eh, indicatori per l'analisi delle unità economiche nell'ambito oh, del frame territoriale. Prego, le regole sono sempre quelle per eh, il tempo, dopo 15 minuti avranzo. Grazie, buongiorno a tutti. E il mio intervento, ovviamente come già ha preannunciato Marusca De Castris, eh, apre diciamo, la, la parte relativa agli indicatori, quindi eh, come eh, l'Istat in questo caso si sta muovendo nella, nella nuova stagione che sostanzialmente è quella di sfruttare al massimo le informazioni amministrative. Nella, eh, in questa presentazione, eh, diciamo prendendo spunto dall'ultimo nato che sostanzialmente è il registro, cioè il registro esteso delle unità locali, eh, volevo ripercorrere brevemente il contesto all'interno del quale le statistiche strutturali e eh, anche in questo i censimenti si muovono. Quindi ci sarà una brevissima introduzione a quello che potrei che ho definito il nuovo paradigma informativo che è il sistema dei registri. Che sostanzialmente sono una delle principali innovazioni introdotte negli ultimi anni dall'Istat per andare sostanzialmente in profondità nell'informazione a livello. Di unità elementare quindi in questo quadro i censimenti permanenti come si collocano e eh, per andare poi sul, sul nucleo della presentazione che è quello del frame SBS e del frame SBS territoriale in particolare dicevamo eh, il nuovo paradigma informativo quindi il sistema dei registri il sistema dei registri eh, sostanzialmente è, eh, si fonda sull'uso massivo di dati amministrativi, dati fiscali e dati sostanzialmente a livello di, delle, delle indagini dirette. È un, una formulazione che ci consente sostanzialmente di mettere in connessione tutte le informazioni a livello di unità elementare. Voi capite che un sistema che si basa sostanzialmente su tutte le informazioni connesse a livello di unità elementare ha una potenza eh, veramente inimmaginabile dal punto di vista informativo. Cioè andiamo su una logica completamente diversa, non è più la logica della stima, del, eh, del dominio, ma è una logica che mette al centro le caratteristiche dell'unità. E questo è quanto sostanzialmente eh, avviene anche nell'ambito delle, delle, delle unità economiche. Quindi abbiamo un'informazione sicuramente più capillare, un'informazione più tempestiva e vedremo anche in particolare con i censimenti perché. E eh, ovviamente immaginate l'ampliamento dell'output, cioè un ampliamento dell'output che consente di andare a eh, stimare e calcolare tutte le possibili sottopopolazioni che, eh, si, che servono per le analisi, quindi sottopopolazioni dal punto di vista del settore di attività economico, dimensionale, territoriale e quant'altro. I censimenti permanenti. Allora, i censimenti hanno, diciamo, si è passati dal concetto di censimento al concetto di censimento permanente. Il censimento permanente è proprio grazie... Al, al sistema dei registri che è possibile parlare di censimenti permanenti, in particolare per quanto riguarda le unità eh, economiche. Quindi, i censimenti sono imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni non profit, ovviamente solo per la parte delle unità economiche, altrimenti c'è anche il censimento della popolazione e dell'agricoltura. Perché eh, qui, giustamente, c'è tre censimenti in una sola strategia? Perché, ovviamente. Fermo restando che siamo all'interno di unità diverse, la strategia è assolutamente la stessa. E cioè, da un punto di vista della produzione, le caratteristiche dei tre censimenti si fondano su RSB, che sta per registro statistico di base, sono sostanzialmente registri per chi diciamo, è addentro a quelli che sono gli acronimi infiniti dell'Istat. Per esempio un registro di base è Asia. Asia è il registro delle imprese e dal registro delle imprese si desumono quelle che sono le variabili anagrafiche e strutturali, quindi tutte le variabili che vanno dai dipendenti al settore attività economica, forma giuridica, e, ovviamente localizzazione e, e quant'altro. Poi l'ulteriore diciamo, sviluppo, è quello dei registri statistici estesi, registri statistici estesi, che sulla base del registro di base, focalizzandosi su alcune specifiche tematiche, diciamo, vengono a loro volta realizzati, e questo è il caso per esempio del frame SBS o frame SBS territoriale, sulla base del registro, diciamo, strutturale, si innestano con delle variabili ulteriori che a livello per esempio del frame si parla delle variabili sostanzialmente del conto economico eh, quindi tutte le variabili che fanno capo alle componenti positive e negative del reddito e poi abbiamo sempre in questo quadro di unica strategia questo ovviamente quando quanto vado dicendo è vero anche per la per, scusate, per le istituzioni pubbliche e per il no profit esiste un registro annuale e esiste un registro eh, esteso che viene realizzato e poi le rilevazioni multiscopo le, ri le rilevazioni multiscopo ovviamente sono dei focus che vengono fatti sempre in merito ai censimenti per approfondire aspetti di importanza Diciamo non desumibili da informazioni di tipo amministrativo. In questo caso parliamo di plur periodicità eh, pluriennale. Per quanto riguarda la <coughs> diffusione, ovviamente in tutti gli anni che non viene eh, effettuata la rilevazione multiscopo, le informazioni vengono diciamo, diffuse sulla base del registro. Quindi c'è un'informazione annuale. <coughs> costante e poi c'è un'informazione pluriennale che nel caso delle, eh, dei censimenti abbiamo sulle istituzioni pubbliche la rilevazione biennale per no profit e eh, imprese è triennale allora andiamo su quella che invece è su, sull'ambito che andiamo a concentrare l'attenzione e cioè il, eh, il sistema del, del frame il sistema sostanzialmente del frame, che è la base del censimento permanente delle imprese. Il sistema del frame si compone eh, di tre, diciamo, tre registri di base, tre registri di base e eh, altrettanti registri estesi. I registri di base, come avevo anticipato, sono per le imprese. Asia, 4 milioni e 400 imprese che, per le quali vengono eh, definiti indicatori economici e di internazionalizzazione, ovviamente parliamo di eh, un sistema Asia e frame SBS che eh, ha una periodicità annuale, e questo, eh, diciamo, questo segmento che è quello delle imprese è disponibile dal 2013, quindi è, è, è il capostipite di tutto il sistema frame. Poi passiamo al registro di base per quanto riguarda le unità locali quindi, e il relativo registro esteso con le variabili economiche, qui siamo in presenza di un sistema di eh, registri sostanzialmente che eh, raccoglie informazioni sugli indicatori economici per 4.700.000 imprese e unità locali attive in Italia, anche in questo caso siamo a livello ehm, di produzione annuale. E eh, questo nuovo sistema è disponibile da, la presentazione è stata fatta il 13 giugno del 2018. Il prossimo, eh, diciamo, il prossimo registro è quello eh, delle, mh, che diciamo, già abbiamo in qualche modo identificato come il registro base Asia-Ent, è relativo alla nuova unità statistica. La nuova unità statistica diciamo, sostanzialmente è una unità che non si basa sulle unità legali, cioè sostanzialmente in realtà. Già nel regolamento il 696 del 93 era previsto che un'impresa deve avere una sua autonomia non solo contabile ma anche decisionale. Ovviamente soprattutto nel caso di gruppi di gruppi imprese alcune unità, legali, scusate, alcune unità legali non hanno un'autonomia decisionale ma sono all'interno di una strategia complessiva. Per questo motivo a livello eh, europeo e quindi Eurostat è eh, sostanzialmente è stato avviato ormai diversi anni fa una ricognizione fra tutti i paesi europei e quella che è stata definita l'attuazione, cioè un action plan per tutti i paesi europei per, per essere compliance con quella che è la corretta definizione. E quindi il passaggio sarà quello di una, eh, un sistema sostanzialmente di imprese, la definizione delle imprese, dove, però, per le imprese a parte, per eh, quanto riguarda i gruppi, non saranno più tutte le unità legali a essere considerate come imprese, ma saranno considerate le business line. Quindi quelle che sono sostanzialmente per gruppi anche di 400 eh, unità legali si potrà arrivare a 4-5 imprese. Perché ovviamente stiamo in una logica di concetto effettivo di impresa, non se vogliamo formale, giuridico e spesso fiscale, cioè la logica di sporzionamento all'interno di un gruppo risponde a logiche amministrative, ma il, il quadro di comando, se vogliamo, è abbastanza identificabile e riconducibile a poche posizioni. Questo, eh, questa nuova. Diciamo, eh, questo nuovo registro di base cioè, già eh, è disponibile ma in realtà non, non è diffuso, sarà anche questo diffuso a partire dal prossimo anno, dal 2019, quando in corrispondenza di, eh, del, di Asia Ente verrà realizzato anche Frame SBS Ente. E cioè questo ovviamente prevede un lavoro importante in quanto... Il dover considerare le business line a sua volta prevede il consolidamento delle variabili. Per esempio, i ricavi, tutti i flussi di ricavi che avvengono all'interno della stessa business line dovranno essere ovviamente nettati, non potranno essere attualmente, diciamo, e questo è uno dei problemi di considerare le unità legali, ci sono tutta una serie di duplicazioni che effettivamente vengono portate dietro e in questo modo ovviamente si, eh, ci sarà diciamo, una rivisitazione anche dei valori attualmente che vengono diffusi. Quindi ci aspettiamo una riduzione sostanzialmente dei ricavi, una riduzione dei costi e sostanzialmente uno spostamento di valore aggiunto dall'industria. Dall da, scusate, dai servizi all'industria perché tutta una serie di unità legali serventi che non, hanno una, eh, diciamo, non vendono all'esterno del gruppo ma sono delle ancillari del gruppo stesso, quindi pensiamo a unità legali di contabilità, di gestione del personale che poi quando le andiamo a vedere hanno valori aggiunti negativi, cioè effettivamente il motivo è perché non vendono ma sono serventi all'interno del gruppo e tutte queste attività ovviamente sono inglobate nell'attività effettiva del gruppo, che in molti casi è un'attività manifatturiera. Quindi, diciamo, prevediamo anche uno spostamento del valore aggiunto dal, dai servizi all'industria. Interessante anche il discorso delle, delle catene, diciamo, del valore, quindi tutte le integrazioni verticali che si dovranno eh, considerare, anche in quel caso andranno nettate. Insomma, diciamo. Il, eh, il lavoro è molto però effettivamente ci stiamo lavorando da diverso tempo e l'anno prossimo nel 2019 con il rilascio dei dati SBS diciamo ad Eurostat i dati andranno inviati secondo questa nuova formulazione quindi non più considerando il frame SBS ma considerando il frame SBS-ENT ovviamente come ben potete immaginare si ha una dimensione leggermente ridotta perché ovviamente parliamo delle unità legali che vengono compresse in gruppi, quindi passiamo dai 4.400.000 ehm, imprese alle 4.300.000 imprese, perché se parliamo ancora di imprese, cambia semplicemente il, il modo di leggerle, non più unità locali, legali, ma imprese dal punto di vista della loro capacità decisionale e eh, contabile e quant'altro di essere autonome. 5 minuti, vado velocissimo. Allora il frame SBS territoriale, l'ultimo nato, avevo preso, preparato poche slide <ride> per, lo, per questo motivo. Allora le, il frame territoriale sostanzialmente è una base dati sulla struttura, localizzazione e performance economica di ciascuna delle imprese e delle unità locali. Attive in Italia, quindi 4700.000 unità. Quali sono le variabili che andiamo a rilevare? Ovviamente oltre quelle già disponibili da Asia, imprese, Asia, unità locali, quindi diciamo quelle strutturali che tutti sappiamo. Vengono rilevate queste variabili economiche, quindi i ricavi, eh, altri ricavi e proventi, poi le componenti negative che sono i costi per materie prime, i costi per servizi, i costi per. Di godimento per godimento di beni terzi, salari e stipendi. Ovviamente tutte queste informazioni sono a livello di singola unità locale. Quindi capite bene: cioè per la prima volta si potrà, eh, fare la, il, si potrà calcolare il valore aggiunto su aree anche subcomunali, non solo comunali. E ci sono anche quindi la stima del valore aggiunto e del margine. Operativo lordo dal 2016. È un processo evolutivo, è un progetto strategico su cui l'Istat ha puntato diciamo, moltissimo. Veramente, è un, uno dei progetti su cui il Presidente ha puntato di più, essendoci anche in Istat una direzione sul, sul territorio, quindi una forte sensibilità alle tematiche del territorio, è un processo ovviamente in evoluzione, eh, nel periodo 2015-2017 sono state effettuate tutte le analisi e le sperimentazioni eh, del caso, nel 2018 come diciamo è stato rilasciato il primo frame territoriale e ovviamente nei prossimi mesi andranno messe in sicurezza tutta una serie di eh, aspetti prevalentemente legati alla Corretta definizione e classificazione delle unità locali. Mi spiego, cioè, per esempio, la corretta identificazione degli headquarter, quarter, nel senso che spesso è importante identificare l'heat quarter per un fatto abbastanza, diciamo, anche di calcolo del valore aggiunto, perché siccome il valore aggiunto è calcolato non utilizzando. L'approccio della produzione, quindi produzione meno costi, ma è ottenuto come somma di componenti utilizzando l'approccio del reddito, quindi sostanzialmente è costo del lavoro più eh, consumo di capitale fisso più margine operativo netto. Negli hit quarter, nel momento in cui un headquarter quarter è servente tutto il gruppo, in quell'unità locale ovviamente il margine operativo netto non va attribuito, e il valore aggiunto è semplicemente somma di costi. Uh, le prime stime ci uh, rilasciano un mondo diciamo, uh, leggermente rivisto: nel senso che sul 2015 rispetto alle stime SBS c'è una uh, netta rivalutazione del valore aggiunto mh, di circa l'1,5%, e una, mh, una relativa rivalutazione anche del centro e una riduzione del, uh, del nord-ovest. Ovviamente siamo comunque all'interno di range. Eh, diciamo non così importanti, nel senso che anche le precedenti stime erano abbastanza robuste, erano, le differenze sono sempre all'interno di un 5%, come vedete lì nelle, nella cartina regionale, tranne che per, in, per la Sardegna dove c'è stata una rivalutazione del 7,8%. Come dicevo, ci sono ovviamente, possiamo sbizzarrirci, e quindi la prima cosa che abbiamo fatto. Le stime del valore aggiunto a livello comunale e sul sito dell'Istat trovate una uh, quantità di cartine di, scusate, di eh, tavole che sono state diffuse sia a livello regionale che per sistema locale che per comuni capoluogo che per tutti gli 8.000 comuni. Per tutti gli 8.000 comuni è stata data l'informazione sulle variabili economiche, compreso appunto anche il valore aggiunto per il totale comuni, per l'industria e per i servizi. Per quanto riguarda i comuni capoluogo è stata data l'informazione a livello di sezione, eh, di sezione di attività economica. Qui, se vogliamo a titolo d'esempio, riportiamo la gradatoria in termini di valore aggiunto dei primi 20 comuni capoluogo. E, mh, va bene, quindi tra i primi 20, ovviamente primo, cioè, Milano e Roma sono i primi, in realtà... Con valori molto simili, siamo intorno ai 52 miliardi in entrambi i casi. Eh, contribuiscono per il 7,3 Milano e il 7,2 Roma e eh, troviamo la presenza anche di quattro comuni del Mezzogiorno: Napoli, eh, Palermo, Bari e Catania. Chiudo, eh, chiudo con questa immagine: eh, l'immagine di, un, di una via di uno dei tanti comuni eh, italiani. Per dire proprio in tema di valutazione delle politiche, che molto spesso si ragiona sulla possibilità di chiudere un corso piuttosto che aprirlo al traffico, eccetera, perché effettivamente eh, poi c'è sempre il discorso se cambiando la viabilità si riduce il numero di eh, clienti. Che, ecco, con queste informazioni sarà possibile calcolare il valore aggiunto che è sostanzialmente una proxy della produttività ed anche se vogliamo col margine operativo lordo della redditività e vedere se effettivamente c'è stata una riduzione o meno, ovviamente il tutto tenendo conto degli aspetti legati alla riservatezza e alla privacy. Grazie per l'attenzione. Bene, e ci sono domande, commenti dal pubblico? Ah, prego. Sì, interessantissimo. Eh, ma alcuna una informazione di base. Dove troviamo questo tipo di informazione? Eh, 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 non avendolo conosciuto fino adesso, vorrei capire... È possibile per esempio fare l'analisi sugli andamenti dei redditi da lavoro, dei redditi del lavoro dipendente pro capite in una determinata area, immagino un'area un per esempio subprovinciale uh, nel tempo anche, oltre che eh, diciamo, riferita a un certo momento. Grazie. Sì, allora la prima <coughs> risposta, appunto la diffusione. Sulle tavole attualmente disponibili già sul sito dell'Istat. Ci sono le tavole, appunto, come dicevo a livello regionale, sistemi locali e comuni. Ci si arriva dalla home e cliccando frame SBS territoriale, nel, cioè nella ricerca. Comunque, ci dovessero essere dei problemi, potete contattarmi. Nel, comunque ci si arriva, cioè anche se andate in eventi, nella sezione eventi dell'Istat, nella home page, nella sezione eventi uno degli ultimi eventi è proprio il frame territoriale e quindi lo, e in quel caso trovate sia la statistica report che tutte le tavole eh, e l'appendice statistica sostanzialmente. Per quanto riguarda i redditi del lavoro dipendente, già attualmente nel, tra le informazioni diffuse a livello di tutti i comuni, quindi ovviamente aree subprovinciali possono essere ottenute come somma di comuni, già trovate l'informazione sul numero di dipendenti e retribuzione dei dipendenti, e valore aggiunto, e fatturato e quant'altro. Ovviamente, ripeto, anche accedendo al laboratorio Adele è possibile anche fare sempre nel rispetto della riservatezza, quindi laddove non ci siano... Un numero inferiore alle tre unità, diciamo in realtà è scalabile, è un sistema scalabile, può essere ottenuto per somma. Per quello che dicevo anche a livello di, di singola strada, nel senso, se in una strada ci sono dieci esercizi commerciali, è possibile sommare que, quelle informazioni. Comunque anche in serie storica sarà possibile fare le, le valutazioni perché ovviamente è questo diciamo, questa infrastruttura sarà prodotta ogni anno. Eh, volevo fare un breve commento, sicuramente per la comunità accademica le attività degli ultimi anni svolte in Istat, tra cui queste eh, di Frame, sono motivo di grande interesse e anche di entusiasmo, e, quindi diciamo, i complimenti per il lavoro svolto e il lavoro in essere, eh, ovviamente quello a cui eh, ambiamo è che si possa eh, immaginare per il futuro una linea snella di eh, utilizzo di questi dati anche eh, per chi non è in Istat, Chiaramente i frame, i frame territoriali, lui l'ho già guardato online, ci sono tutte le informazioni, eh, è preziosissimo per eh, le analisi sulle politiche eh, regionali, eh, ma in alcuni casi eh, è anche utile per poter fare analisi sulle policy, poter di fatto procedere a matching tra uh, i soggetti uh, che sono stati oggetto uh, della politica e uh, i dati uh, presenti in frame. Diciamo quindi quello che mi aspetto è che in un futuro uh, ci siano anche uh, delle procedure più snelle che permettono di uh, accedere alla costruzione di questi database che sono matching tra fonti amministrative e quelle dell'Istat. Con uh, delle procedure su cui probabilmente bisognerà definire delle normative aggiornate. Mi sembra che adesso quello che ci manca è una normativa aggiornata che eh, permetta uh, di uh, lavorare con questi dati e soprattutto uh, diciamo sono anche entusiasta da questo archivio Asia Ent, uh, che, su cui immagino poi ti chiederò successivamente informazioni. C'è un grosso lavoro anche uh, di analisi uh, sui gruppi per poter. Uh, Arrivare eh, a questi risultati. Bene, procediamo al relato, alla relazione successiva che è quella di Luigi eh, De Iaco. Eh, Vuoi il microfono? Vuoi... Come vuoi? E se eh, diciamo è necessario. Sì, 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 va bene, no, hai... okay. sì. perfetto. Bene, come per tutti, ai 15 minuti sarai avvertito acusticamente che te ne mancano 5. Grazie. Grazie Marusca. Allora, io in questo intervento presento. Ah, scusate. Scusate. Questo intervento presento il progetto Informazione e Statistica Territoriale e Settoriale per le politiche di coesione 2014-2020. Eh, vi racconterò quali sono gli obiettivi e le caratteristiche del progetto. Eh, ho suddiviso le attività in attività tradizionali, cioè attività che già l'Istat porta avanti da numerosi anni e attività nuove, innovative, cioè nuove attività che grazie a questo progetto saranno poi introdotte nell'Istat. Infine vi accenderò anche alle linee trasversali di questo progetto. La Diciamo che questo progetto è in continuità con altri progetti già eh, stipulati dall'Istat a partire dal 2001 eh, in convenzione con eh, l'ex Dipartimento per le politiche di sviluppo riorganizzato adesso in Dipartimento per le Polit politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e eh, Agenzia eh, per la coesione territoriale. L'obiettivo del progetto è la produzione di statistiche per eh, le politiche di sviluppo e eh, diciamo, l'accordo ultimo è scaduto nel 2015 e sta per essere rinnovato e durerà fino al 2023. Um, anche se questo progetto è eh, eh, orientato a rispondere alle esigenze informative delle eh, politiche di sviluppo, eh, quindi a supporto delle decisioni pubbliche, Uh, di fatto è utilizzato anche da ricercatori studiosi, le informazioni prodotte dal progetto sono di fatto utilizzate anche da ricercatori studiosi del territorio, giornalisti o cittadini. Il, la caratteristica del progetto è il continuo feedback tra uh, uh, col, uh, chi esprime la domanda di uh, politiche di sviluppo uh, e uh, l'Istat, che uh, um, è uh, il produttore del, uh, delle politiche. Quindi, uh, uh, questo continuo uh, contatto e feedback consente di adeguare prontamente l'offerta alle esigenze di misurazione. Um, questa è la struttura del progetto vista un po' dall'alto, uh, sul lato destro ci sono le linee di intervento, uno zoom uh, su queste linee di intervento consente di arrivare a, a su, diciamo queste linee di intervento sono declinate uh, poi in singole attività e vi, vi racconterò appunto delle uh, attività uh, di questo progetto. Um, eh, prima vi faccio un cenno a qual è l'organizzazione del progetto, diciamo che l'ISTAT eh, sta eh, adeguando la, la sua, ha adeguato la sua struttura organizzativa per rispondere alle esigenze del progetto quindi ha costituito delle iniziative ad hoc per eh, eh, portare avanti eh, le eh, determinate linee di attività e prevede la costituzione di un'area tematica che coordini queste iniziative. Il progetto sarà gestito da un gruppo di lavoro interistituzionale composto da membri delle Tre eh, amministrazioni, Istat, Presidenza del Consiglio e eh, Agenzia per la coesione territoriale, e ci sarà per le decisioni strategiche un comitato tecnico-scientifico composto dai membri delle tre amministrazioni e da esperti esterni eh, di politiche di sviluppo e eh, di statistiche territoriali. L'Istat crede molto in questo progetto, tant'è che, che cofinanzia, come aveva già fatto in passato, eh, questo progetto perché individua eh, nella mission del, di questo progetto la mission anche dell'Istituto, quindi io obiettivi che siano comuni. E anche se dal 2005 il progetto diciamo, è precedente è stato è concluso, lì è stato continuato con risorse meno abbondanti sicuramente, però ha continuato a portare avanti le attività e ha già impiantato e sta iniziando le nuove attività. La, una delle principali banche dati della, del progetto è la banca dati di indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, costituita da 316 indicatori di cui 56 articolati per genere, nella banca dati, sono disponibili sia gli indicatori che i dati di base e, e diciamo, le informazioni sono diffuse in serie storiche territoriali il territorio è almeno regionale ma arriva anche a un dettaglio comunale e sono poi mostrate anche, oltre alle ripartizioni territoriali, anche le aggregazioni funzionali ai cicli di programmazione delle politiche. Eh, sono diffusi i dati secondo tre chiavi di lettura, i temi per facilitare eh, la navigazione a, a coloro che non sono esperti delle politiche di, eh, di sviluppo gli obiettivi tematici della dell'accordo di partenariato 2014-2020, le priorità del quadro strategico nazionale e gli assi del quadro comunitario di sostegno. È diffuso mensilmente la banca dati è aggiornata e è diffuso mensilmente anche un CSV che riporta tutti i dati regionali per facilitare l'acquisizione automatizzata dei dati. La, la, diciamo, il processo produttivo della banca dati è eh, eh, abbastanza complesso e assicura le, eh, la, una elevata qualità delle informazioni. Ogni singolo indicatore è eh, pensato e eh, eh, sono fatti dei ragionamento approfonditi su ogni singolo indicatore, anche tramite eh, l'intervento di eh, esperti eh, di settore esterni. Eh, diciamo che la banca dati è una uh, banca dati viva che si adegua eh, continuamente all'evoluzione di scenari economici e sociali, ma anche alle Esigenze di misurazione della politica e vengono continuamente monitorate eh, nuove fonti di dati e riviste le metodologie, per, eh, ed eventualmente vengono anche eh, sostituite le informazioni. Sono stati negli ultimi anni inseriti gli indicatori dell'accordo di partenariato che sono dei eh, policy responsive, cioè che ehm, si, si pongono l'obiettivo di eh, essere sensibili alle specifiche manovre di, eh, delle politiche di coesione, eh, espresse negli obiettivi tematici tramite i risultati attesi. Eh, bisogna chiarire per trasparenza che però non dà informazioni questa banca dati sul controfattuale, si tratta pur sempre ovviamente di eh, eh, statistica descrittiva, anche se eh, molto articolata e complessa, ma comunque eh, eh, non, si tratta, non eh, si tratta di misurazione degli effetti. La banca dati è diventata negli anni anche un punto di riferimento metodologico per altri settori dell'istituto che producono indicatori e anche all'esterno e un esempio su tutti la stima della popolazione ai confini dell'epoca dell che è stata fatta all'interno del gruppo di lavoro che lavora alla Convenzione, cioè una popolazione che per quanto riguarda la ricostruzione intercensuale 2002-2011 non è ai confini del 2001. Così come la diffusa listat, ma eh, si evolve nel tempo con, eh, e tiene conto dell'evoluzione della geografia amministrativa. Quindi è particolarmente adatta per costruire indicatori territoriali in quanto eh, gli, i, i fenomeni territoriali evolvono insieme al territorio. Um, la, eh, diciamo, la banca dati io la definisco spesso come un treno in corso perché eh, ogni sorta di manutenzione e innovazione deve tenere eh, de non può mai eh, far interrompere eh, l'aggiornamento la, mensile. Ile? e diciamo, nel prossimo futuro quando sarà sottoscritta la, la convenzione a brevissimo diciamo, ci sono delle cose che saranno subito fatte quindi saranno portate a regime alcuni indicatori che sono un po' in ritardo nell'aggiornamento sarà completata l'introduzione e la diffusione degli indicatori dell'accordo di partenariato che diciamo, è quasi stata completata saranno rivisti i temi, sarà riprogettata la parte tecnologica della 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 banca dati in linea con la tecnologia che è stata già utilizzata per l'Atlante Statistico Territoriale delle Infrastrutture, e poi ancora saranno introdotte nuove articolazioni territoriali anche per i domini non amministrativi. La, eh, altri prodotti molto conosciuti all'interno del progetto sono l'Atlante Statistico dei Comuni eh, e l'Atlante Statistico Territoriale delle Infrastrutture. Eh, diciamo il pregio di questi atlanti: se, se posso dire è eh, il fatto che raccolgono una mola enorme di dati e che, che sono anche eh, molto semplici nell'utilizzo, e quindi possono essere utilizzati facilmente anche da chi non è esperto e eh, eh, non ha una grande manualità eh, informatica. Eh, Tante delle infrastrutture ehm, eh, comprende circa eh, 600 variabili a livello provinciale e regionale eh, ed è suddivisa in nove grandi aree tematiche e eh, per sottotemi. Eh, la tecnologia di Asti è molto interessante perché, eh, diciamo, rispetto al precedente eh, applicativo che doveva essere eh, eh, scaricato in, in locale e installato in locale, questo è online e conserva non solo tutte le precedenti funzionalità, ma eh, ne ha aggiunte anche di nuove. Eh, questa tecnologia che è, è, diciamo, è molto eh, vantaggioso perché si integra con altre tecnologie e eh, eh, quindi soffre poco di obsolescenza. Ehm, permette di visualizzare eh, eh, simultaneamente le informazioni in eh, forma tabellare, cartografica e eh, eh, grafica, eh, consente di esportare eh, queste informazioni e eh, 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 diciamo, è basata sul riuso, per cui tutto ciò che viene sviluppato e tutti i moduli che vengono sviluppati all'interno di questo Atlante possono essere utilizzati anche nell'ambito di altre tecnologie perché, eh, e di altri applicativi. L'Atlante dei comuni, anche lui esso molto utilizzato, è composto da un enorme di dati, tutti a livello comunale, sia censuari che non censuari. E, diciamo, se si può trovare adesso un limite attualmente dell'Atlante dei comuni è eh, diciamo, l'obsolescenza tecnologica, eh, nel senso che eh, circa dieci anni fa, quando è stato introdotto diffuso per la prima volta l'Istat, era un prodotto alla frontiera, eh, molto utilizzato perché sia raccoglieva una grossa mole di dati, sia era semplice da utilizzare, però adesso ha dei problemi di compatibilità con gli attuali sistemi operativi e eh, eh, poi c'è il limite che è, deve essere eh, installato in locale eh, con il problema del, dell'aggiornamento dell dei dati, il disallineamento eventuale con altri dati, eh, però nei prossimi mesi sarà diffuso il nuovo Atalante dei comuni che utilizzerà la stessa tecnologia e architettura eh, utilizzata per eh, l'Atalante statistico delle infrastrutture, quindi sarà anch'esso online. Uh, eh, il, diciamo, il progetto prevede un'evoluzione degli Atlanti per cui eh, si, andrà, si supereranno i limiti eh, sia uh, del territorio, per cui non ci saranno più solo dati comunali ma anche eh, dati provinciali, regionali e di ogni altro tipo eh, di, eh, di, ehm, eh, di livello territoriale. Eh, e eh, si, si supereranno anche i limiti tematici, per cui ehm, le infrastrutture saranno un tema all'interno dell'albero dell dei temi di questo Atlante statistico del territorio. Eh, la tecnologia sarà la stessa appunto dell'Atlante statistico eh, territoriale delle infrastrutture e eh, sarà possibile consultare come eh, per l'Atlante statistico delle infrastrutture. Ehm, simultaneamente ehm, eh, tutte le informazioni in formato tabellare, grafico e cartografico. I dati saranno ottenuti per eh, somma, eh, eh, nel senso i livelli superi territoriali superiori saranno ottenuti per somma, eh, garantendo quindi la, la, il, il fatto che i dati non, sia, non siano duplicati e eh, consentendo di fare delle aggregazioni per, eh, per eh, ehm, ripartizioni anche funzionali del territorio. Il futuro poi in prospettiva c'è anche la possibilità di interrogare direttamente il data warehouse tramite il singolo exit point in ISTAT. Per cui in prospettiva si renderà anche tempestivo l'aggiornamento dei dati e si eliminano i rischi di disallineamento perché non saranno duplicati i dati. Eh, un'altra attività tradizionale del progetto sono eh, le simulazioni per il negoziato sul bilancio dell'Unione Europea, questa è un'attività eh, che l'Istat porta avanti da circa 20 anni e l'attività consiste nel costruire degli strumenti di simulazione eh, che riproducano il regolamento della Commissione Europea sull'ammissibilità e la ripartizione dei, eh, del, dei, eh, delle risorse finanziarie, dei fondi strutturali tra eh, le regioni dei paesi membri ehm, e eh, diciamo questi strumenti devono essere molto flessibili perché devono consentire di valutare quale sia l'impatto delle risorse finanziarie che percepisce l'Italia a seconda di come cambiano i parametri, gli indicatori o le metodologie suggerite e negoziate all'interno dell'Unione Europea. Questa attività è a regime e sono state costruite già simulazioni su regioni eh, meno sviluppate, regioni eh, più sviluppate eh, per il Fondo di coesione per le regioni in transizione, cooperazione territoriale europea e, eh, e altri. Ehm. Ehm, altre categorie di regioni. Per quanto riguarda invece le novità del progetto, il progetto è, è ricco di, ehm, di proposte e di nuove sfide per la, la statistica eh, ufficiale, ehm, in particolare ehm, ehm, ci sono diverse linee di attività che sono proprio orientate a, 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 a innovazione e alla, a produrre eh, statistica ufficiale innovativa, ehm, in particolare. Ehm, c'è l'idea di incrementare l'offerta di statistiche con dettaglio territoriale più fine eh, e anche per domini eh, fu, diciamo, eh, funzionali eh, per domini non amministrativi in particolare eh, si eh, aumenterà l'offerta di statistiche per aree interne cioè quelle aree che sono distanti dai principali servizi essenziali eh, per città eh, tenendo conto anche delle esigenze del pon eh, città metropolitane e in generale per eh, domini non amministrativi quindi sistemi di valore del lavoro, distretto industriale e così via. È fondamentale per le politiche di coesione disporre di informazioni con un dettaglio territoriale molto spinto, perché appunto l'obiettivo di queste politiche è di ridurre i divari territoriali. E eh, è importante poter leggere il territorio anche in maniera per aree funzionali, perché eh, può capitare e capita spesso, nella, soprattutto in Italia, che eh, le realtà regionali possono essere all'interno di una stessa regione amministrativa molto differenti eh, tra loro. Um, Un'altra innovazione sarà, uh, riguarderà uh, l'indagine uh, 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 sui musei e sulle istituzioni similari. Uh, attualmente questa indagine è un'indagine uh, triennale, um, e, uh, mentre il progetto uh, la uh, farà in modo che uh, diventi annuale attraverso una uh, short form che sarà somministrata uh, uh, negli anni in cui non è uh, uh, diciamo effettuata la long form dell'Istat. Sarà inoltre effettuata anche una short survey su eh, biblioteche a cadenza annuale, eh, ma prima di tutto questo sarà costruita una nuova lista e sarà quindi aggiornata e mantenuta un'anagrafe eh, dei musei e delle biblioteche in modo da eh, migliorare la qualità delle informazioni e eh, oltre a, a verificare appunto la localizzazione delle strutture, anche verificare se effettivamente sono attive e aperte al pubblico. Altra novità del progetto è ehm, eh, quella di. Ehm, ehm, Costruire indicatori per attività economica per domini territoriali non amministrativi, soprattutto per quanto riguarda le esportazioni. In realtà le esportazioni non sono una vera novità per l'Istat, in passato l'Istat diffondeva e stimava esportazioni per il sistema locale del lavoro e ora verranno riprese grazie al progetto e diciamo la. la il punto di, di riferimento per eh, queste stime sarà eh, il frame eh, territoriale SBS che sarà integrato con eh, le statistiche territoriali del commercio estero. Eh, e, eh, queste, eh, queste stime e queste informazioni avranno due vincoli principali. Intanto l'universo di riferimento sarà, eh, saranno le imprese attive di Asia e eh, ci sarà un vincolo anche eh, territoriale nel senso che tutto deve essere eh, riportato alle eh, Provinciale eh, e eh, quindi deve essere tutto sotto il vincolo de, del livello provinciale delle statistiche sul commercio con l'estero. Eh, L'altra la, eh, novità del progetto riguarda eh, la finanza pubblica della contabilità nazionale, eh, che eh, si cercherà e si eh, porterà a, a renderla armonizzata con i conti pubblici territoriali eh, e eh, quindi. Prodotti dall'Agenzia eh, dall per la coesione territoriale, quindi eh, saranno, eh, sarà effettuata un'analisi delle fonti per cercare di eh, rendere più tempestiva l'acquisizione eh, dei dati per l'aggiornamento dei conti tramite la banca dati delle amministrazioni pubbliche. Saranno approfonditi i metodi eh, e confrontati i metodi eh, di regionalizzazione, appunto, per eh, armonizzare tramite appunto un tavolo tecnico e, e un confronto metodologico continuo tra le due, eh, tra l'Istat e l'Agenzia per la coesione territoriale. Ehm, altra importante innovazione in questo progetto sarà la, la, la stima di indicatori per le strategie di specializzazione intelligente che sono politiche che hanno come obiettivo principale la crescita di medio e lungo periodo fondata sul, sull'innovazione tecnologica. Per, diciamo, per perseguire questo, questo tipo di, di politiche è necessario fare leva sugli ambiti tecnologici dei singoli settori produttivi. Quindi L'ISTAT deve tenere conto di questo per calibrare bene i criteri di misurazione per, e per fornire quindi strumenti per monitoraggio e la valutazione ex ante e ex post di queste politiche. Quindi, il primo passo da compiere per, eh, questo tipo di, di, ehm, eh, per fornire informazioni per eh, questo tipo di eh, politiche è, è quello di creare una nuova classificazione eh, che sia gerarchica e che sia comune alle 21 strategie di specializzazione intelligente regionale e quella eh, nazionale Diciamo che tenga conto sia della classificazione di dell attività economica 5-digit, sia dei codici della classificazione della tecnologia. Questa classificazione poi sarà affinata, e nel corso del tempo, quando ci saranno disponibili nuove osservazioni, e gli indicatori che saranno calcolati secondo questa classificazione saranno ancora una volta quelli che provengono dal frame SBS territoriale. quindi e, ehm, il, eh, infine, e eh, eh, chiudo, eh, il progetto prevede anche una, eh, delle linee di attività trasversali, in particolare prevede che la, eh, eh, sia svolta attività di ricerca attinente ai temi delle politiche di coesione, quindi finalizzata anche alla produzione di nuovi dati metadati e indicatori, diciamo richiede la diffusione dei risultati e quindi la promozione in generale di un dibattito informato su vari ambiti della politica e prevede anche l'organizzazione di eventi, iniziative e seminari per la diffusione dei risultati. Ho già accennato alla tecnologia che sarà unica e ci sarà un framework tecnologico unico all'interno del progetto su cui le varie banche dati saranno eh, Avranno come punto di riferimento. Eh, salto le conclusioni che sono non altro che una sintesi di quello che, che vi ho detto. E vi so, giusto una considerazione per enfatizzare come sia importante, torno su questa questione: come sia importante. Per eh, questo progetto e per orientare l'offerta il fatto di avere un continuo contatto con una domanda competente che è eh, espressa dai eh, nostri committenti, che sono la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia della Cosione Territoriale, e come il lavorare a stretto contatto eh, crea dei grossi vantaggi. Perché da un lato eh, è, diciamo, eh, noi abbiamo subito una, un feedback di quali siano le loro esigenze informative e dall'altro lato quindi noi possiamo rispondere. Eh, in modo adeguato, subito, e alcune volte si confondono anche i ruoli. Cioè, eh, nu, eh, a volte siamo noi a suggerire degli indicatori e, e loro, a volte si suggeriscono invece nuove fonti di dati che magari eh, c'erano sfuggite. Benissimo, grazie, grazie. Uh, ci sono commenti? Prego. Buongiorno. Buongiorno Fabio Eboli del Ministero dell'Ambiente, innanzitutto complimenti Ciao. per il quadro esaustivo che ci ha regalato. Grazie. Volevo chiedere informazione specifica su, mh, sul progetto ASTI. Dove c'è, se capisco bene un po' il quadro delle infrastrutture presenti sul territorio e quindi si possono fare le analisi di distanza, eccetera. Mi chiedevo se ci sono anche delle informazioni sulla idoneità delle infrastrutture. Mi viene in mente, eh, non so, per esempio l'adeguatezza, al rischio sismico, eccetera, oppure soltanto diciamo uno. Una ricognizione di quello che è presente sul territorio. Se queste informazioni che chiedo, quindi la valutazione un po' qualitativa dell'idoneità delle infrastrutture, e lì ci può essere un divario ancora maggiore di quello che emerge soltanto al dato quantitativo. E collegato a questo se ci sono anche delle informazioni, per esempio, connesse al um, progetto Italia Sicura del precedente, non so se adesso continuerà con il nuovo governo, quindi le infrastrutture che sono in itinere, per esempio riguardo alle scuole o altro tipo di infrastrutture. Grazie mille. Allora, l'atlante delle infrastrutture contiene dati di dotazione fisica delle infrastrutture e di funzionalità. Quindi non, non ha eh, dati eh, né sull'utilizzo, purtroppo, né eh, eh, altri dati che, che citava lei. Alcune informazioni possono essere trovate sulla banca dati di indicatori eh, territoriali, sul su rischio sismico, però legati al territorio, ma non eh, purtroppo legati alle infrastrutture nello specifico. Eh, sono Gian Piero Griffo, sono membro del board dell'European Disability Forum e del Consiglio Mondiale di Disabled People International. Una delle attività che l'Europa fa all'interno delle politiche di coesione è quello di intrecciarsi con una serie di eh, attività politiche, di impegni politici che poi vengono riportati all'interno eh, dei fondi strutturali, all'interno delle attività collegate agli obiettivi di sviluppo sostenibile e così via. La mia domanda quindi è molto specifica perché spesso l'Unione Europea non ci dà dei dati perché eh, dice li devono dare eh, i, le agenzie nazionali. Nella regolamentazione dei fondi strutturali c'è un articolo 7 che è un vincolo ex ante che funziona su tutti eh, i cinque fondi come vincolo di eh, rispetto da un lato dell'eguaglianza di genere e dall'altro lato della non discriminazione per le persone con disabilità e dell'accessibilità di tutti i prodotti che vengono finanziati. Nei por e nei pon. La mia domanda è: c'è qualcosa all'interno degli indicatori che mette in campo una valutazione di questo impatto? E secondo, ci sono indicatori che sono collegati al tema della disabilità? L'Istat calcola che sono 13 milioni le persone con disabilità in Italia, cioè il 25% della popolazione, una ricerca del 2015. Quindi la domanda è legittima, se sono tante le persone, ci si sono dei vincoli, come l'ISTA si adegua, almeno in questo programma, a tener conto di indicatori collegati a questa fascia dei cittadini? Allora non è semplicissima la risposta, credo. La banca dati di indicatori territoriali per le politiche di sviluppo ha un'articolazione per genere delle informazioni, quindi dove. Eh, le informazioni sono disponibili anche per genere, queste sono declinate per genere. Eh, riguardo alla, alla, alla disabilità purtroppo non è un, un dominio, un tema che, eh, eh, su cui eh, c'è un, un approfondimento specifico, ci sono delle, delle, delle informazioni eh, che... Ehm, eh, sono, eh, riguardano anche il tema della disabilità soprattutto sull'assistenza eh, alla disabilità, l'assistenza domiciliare però nello specifico purtroppo no eh, que di queste informazioni sono, eh, non sono presenti no, lo, lo dico perché secondo la convenzione approvata dall'Italia, dall'Unione Europea dai 28 paesi eh, noi siamo cittadini quindi ci dovrebbe essere informazioni sui trasporti sull'impiego sulla scuola, sugli elementi collegati alla mobilità personale, sugli elementi collegati poi ai servizi, cioè ci si ferma solo a politiche sociali o sanitarie, siamo indietro di 30 anni rispetto agli approcci che invece a livello internazionale ci sono. Perciò la mia domanda è indirizzata proprio a questo, non c'è un mainstreaming della disabilità in questa raccolta dati. Guardi, allora, ehm, il, io diciamo, sto, ehm, ho, sto presentando un progetto che ehm, eh, diciamo, ehm, raccoglie una parte, raccoglie una grande mole di dati, ma una parte dell'informazione prodotta dall'Istat. Se, se eh, in Istat ci sia eh, diciamo una... Eh, nei settori... no, no, io non sto parlando se l'Istat non faccia cose di questo, sto dicendo se su questo progetto ci sta un'inclusione e quindi allora. un mainstreaming della disabilità. Se lei mi dice no, io non è che mi no, no, che no, dico no, niente, eh, dico eh, ok, eh, ne prendo atto. Non è, sta, non è stata. Eh, diciamo, il, il negoziato per arrivare alle attività del progetto è stato abbastanza eh, complicato e articolato. Eh, eh, non si è discusso nello specifico di questo tema, però il progetto è eh, anche aperto a, eh, visto che eh, diciamo, poi evolve eh, la realtà economica e sociale, è anche aperto a iniziare nuove attività, e questo eh, come dire io lo prendo come un suggerimento. Eh, per, eh, eh, da portare ai tavoli tecnici all'interno del progetto per eventualmente provare a insistere per avere più informazioni e per diffondere informazioni su questo. Quindi la ringrazio per il, la, lo stimolo. Eh, volevo anch'io diciamo fare, sarò brevissima, una sull'intervento rischio sismico e vulnerabilità del territorio. Credo che nel 2017 il Gran Sasso Institute ha pubblicato un indice proprio su questo tema, producendo una serie di mappe. Quindi, forse un suggerimento potrebbe essere quello di includere parte di queste informazioni. Anche in questo, negli uh, archivi Stat, anche in un, un archivio statistico comunale, visto che credo che loro abbiano ricostruito ad un livello abbastanza dettagliato. L'altra questione eh, riguarda invece la parte sulla produzione di indicatori per la strategia di specializzazione intelligente. Lì eh, la, la Commissione europea richiede eh, la, la definizione ex ante degli ambiti eh, tecnologici su cui investire perché si ritiene che questi siano gli ambiti di specializzazione che possano in futuro favorire una maggiore crescita del territorio, ma con lo scopo essenziale di evitare una diffusione a pioggia degli incentivi e viceversa di concentrarli in aree che già presentano una forza in termini di eccellenza. Ora questo dal punto di vista statistico pone un problema molto grande perché eh, di fatto i sistemi di classificazione tecnologica ad oggi eh, potremmo dire non esistono, perché? Poiché generalmente gli indici sulla tecnologia si basano sull'archivio dei brevetti, quindi sulla base... Eh, degli indici costruiti su questo archivio che, si può, che normalmente tutte le analisi economiche distinguono le aree per livelli di tecnologici diversi. In realtà l'Istat potrebbe disporre di informazioni molto più dettagliati perché quello è un indicatore: eh, diciamo che in qualche modo vincola anche l'analisi. Potremmo immaginare invece degli indicatori sulla tecnologia che partono dall'input, che partono dalle informazioni sulla produzione nelle unità produttive. In questo LISTAT potrebbe per il futuro immaginare un progetto a livello di unità locali, perché questo ci darebbe effettivamente un'informazione preziosa per. C'era un altro intervento, prego. No, giusto una per precisare. Quello che hai detto sulla specializzazione intelligente è proprio quello che eh, è previsto nel progetto che deve fare l'Istat, cioè costruire una classificazione partendo, una nuova classificazione, ehm, ehm, considerando sia gli ambiti eh, tecnologici, eh, anche nell'ambito della specializzazione intelligente, e eh, la classificazione Ateco fino a 5 digiti, quindi si avrà una nuova classificazione che sarà un, un, una sintesi eh, tra le due classificazioni, per cui eh, riuscirà a fornire sul territorio, quindi tramite le unità locali, eh, delle indicazioni per singolo settore produttivo del, eh, dell'ambito innovativo. Poi. Ehm, Va bene, sì, certo. Si sente? Sì. Liliana Leone, comune di Roma, assessorato e valutatore nella vita. Io ho un quesito particolare in relazione all'accordo di partenariato 14-20. Per la prima volta, dico a Pansano, il 20% dei fondi va per la prima volta sull'inclusione sociale e una problematica italiana è la povertà, in particolare la povertà minorile. Detto questo, le statistiche che abbiamo fino adesso, e quindi le chiedo se su questo riusciamo a migliorare in breve... Eh, ci permettono di avere eh, la povertà assoluta relativa a livello regionale, in precedenza avevamo quella relativa anche a livello provinciale, non l'ho più trovata, mentre le differenziazioni rispetto alle fasce di età, che sono minori, anziani, fasce di mezzo, insomma non, non, non particolarmente distinte, eh, no, non esiste a livello regionale. Questo è un problema serio per le politiche. Perché, come sapete, la distribuzione della popolazione minorile è quella più colpita dalla povertà, quattro volte più alta degli anziani, ma non è distribuita in maniera omogenea in tutta Italia. Quindi penso che per voi non sarebbe forse troppo difficile dentro a questo accordo che avete fatto con il Dipartimento Politico di Coesione e, e prevedere questo indicatore? È una domanda. No, io prendo anche questo come uno stimolo, insomma, cioè nel senso, eh, eh, quindi, come dire: l'esito la la, eh, di, 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 di questo incontro è molto positivo perché già ho avuto due stimoli da portare eh, eh, sui tavoli. Eh, grazie, disponibilissimo. Bene, grazie. Allora ci avviamo ad ascoltare la uh, relazione di Antonella Bianchino e Marco Ricci. Entrambi dell'Istat uh, fanno riferimento agli uffici territoriali della campagna della Basilicata Antonella Bianchino e Marco Ricci alla uh, sede dell'Emilia Romagna. Il loro lavoro, indicatori per la programmazione a livello locale. Prego. Allora, buongiorno a tutti e grazie per l'attenzione che ci dedicherete. A misura di comune, che cos'è? Quali sono gli obiettivi, eh, le fonti, la struttura, i temi e gli indicatori? A misura di comune è un sistema informativo-statistico di indicatori comunali pensato per i policy maker, ma anche per i cittadini. Questo sistema vuole rappresentare uno strumento per fornire una risposta ai comuni e alle città metropolitane al crescente fabbisogno di informazione statistica disaggregata a livello molto fine. Costituisce il risultato di un progetto, misure di benessere e programmazione a livello comunale, che è stato presentato proprio, proprio in questa sala due anni fa alla Conferenza nazionale di Statistica. E questo progetto era l'evoluzione di due precedenti esperienze. Urbes, credo che molti di voi eh, lo conoscano, Benessere eco e sostenibile nelle città, progetto che era stato realizzato tra il 2012 e il 2015 con la collaborazione anche di 29 eh, comuni e ha portato alla pubblicazione di due rapporti e una sperimentazione che invece era stata realizzata in Basilicata nell'ambito di una convenzione attiva con, eh, con la Regione, convenzione che ha visto per la prima volta eh, l'utilizzo a livello molto fine, quindi a livello comunale, della banca dati Archimede. Il sistema, eh, uno degli elementi caratterizzanti l'abbiamo già visto, cioè quello che deriva da un precedente progetto, da due esperienze. È un, un sistema che ha visto una forte interazione tra varie strutture dell'istituto, quindi la struttura della, di cat, la struttura diciamo, eh, che si occupa del territorio, la, la struttura della diffusione della comunicazione, nonché quella metodologica. Rientra, come vedremo, tra le statistiche sperimentali, un nuovo filone introdotto eh, da Eurostat e eh, riguarda diciamo, un sistema multifonte, come poi vedremo. E ha visto anche una forte valorizzazione del patrimonio informativo SISTAN. Un elemento caratterizzante importante è la compartecipazione eh, dei comuni. Quali sono gli obiettivi di questo sistema? Fornire un quadro articolato, un articolato set di indicatori utili per i compiti di pianificazione, programmazione e gestione degli enti locali. In quest'ottica è importante cosa, come ci ricordano le, 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 le prediche inutili di, di Enaudi, come lui amava ripetere, per poter programmare e fare interventi sul territorio bisogna conoscere l'area quale, sulla quale si interviene. E quindi è giusto fornire eh, indicatori che ci consentono di avere una conoscenza delle condizioni sociali, economiche, ambientali, demografiche dell'area sulla quale si va ad incidere con politiche di sviluppo. Insieme però a misure che riflettono i livelli conseguiti in termini di benessere delle comunità locali. La realizzazione di questo sistema rientra anche tra le finalità di un protocollo d'intesa molto importante firmato tra ISTAT, ANCI e UPI, che prevede tra l'altro lo sviluppo di basi di dati e di sistemi informativi integrati e tra loro armonizzati di elevato dettaglio territoriale. L'attenzione agli stakeholder. La recente normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, il decreto legislativo 118 del 2011, ha introdotto i DUP, i documenti unici di programmazione. Bene, i DUP prevedono eh, l'analisi delle condizioni esterne ed interne dell'ente. E questo, che cosa, questo decreto che cosa ha fatto? Un'importante rivoluzione, cioè ci ha aperto nuove opportunità di utilizzo dell'informazione statistica territoriale. Nell'ambito di questo progetto che abbiamo portato avanti è stata effettuata nella primavera del 2017 una ricognizione rapida sui DUP di un campione ragionato di 40 comuni. Questa ricognizione che cosa ha evidenziato? Ha evidenziato una forte disomogeneità diciamo, nelle soluzioni che sono state adottate dai comuni. Questa eterogeneità ha riguardato sia eh, diciamo, le articolazioni delle analisi, sia la scelta delle fonti statistiche utilizzate, ma anche la strutturazione tematica del documento. Queste evidenze empiriche hanno indirizzato il gruppo di progetto a eh, diciamo individuare e definire una struttura di set di indicatori che potesse essere utile di supporto all'elaborazione e alla definizione di questi documenti UCI, unici di programmazione, per fornire appunto un supporto informativo pertinente alla redazione dei DUP, caratterizzato da requisiti di qualità del dato e di comparabilità territoriale. Lo sviluppo di questo sistema informativo si potrà avvalere anche di un altro elemento importante, abbiamo detto la compartecipazione e l'attenzione agli stakeholder perché è stata inserita anche una scheda PSN che prevede la compartecipazione di importanti comuni che ci consentiranno, di nove comuni, che ci consentiranno che cosa? Di fare anche una valutazione. E eh, diciamo anche prevedere ulteriori ipotesi di indicatori da inserire in questo sistema utili appunto ai fini della programmazione, quindi è un percorso condiviso quello che vogliamo portare avanti. A misura di comune, un sistema multifonte è un sistema che prevede l'integrazione di una pluralità di fonti, e in questo sistema vengono valorizzate fonti di carattere sperimentale accanto a fonti di carattere invece più consolidate. Tra le fonti sperimentali sicuramente assume eh, rilievo Archimede. Archimede mh, per quanti lo conoscono sanno che è un archivio realizzato per la maggior parte dall'integrazione di archivi amministrativi e di basi dati amministrativi e eh, Archimede consente di spingersi a un livello di analisi territoriale molto fine qual è quella comunale. Il contributo oltre diciamo, a fonti sperimentali come quello di Archimede, abbiamo detto che consiste in sistema multifonte c'è anche un contributo significativo che riguarda l'uso degli open data resi disponibili da altri enti del Sistan, come il Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico. Abbiamo anche fatto un'analisi dell'indagine eh, dell SOSE. Altre fonti invece sono quelle consolidate, quindi fonti che. Eh, Rientro nella produzione statistica corrente dell'istituto, come le statistiche demografiche, la rilevazione dei dati ambientali nelle città, i registri statistici delle imprese attive. Come è strutturato questo sistema? Qual è la struttura tematica? Innanzitutto, eh, dobbiamo dire che la strutturazione tematica presenta una forte coerenza con quello che è la classificazione degli indicatori di benessere e Abbiamo detto all'inizio che si, volevamo anche mh, porre attenzione ai livelli di benessere raggiunti nei territori. E quindi sono stati individuate eh, delle aree tematiche, quindi appunto coerenti, quali istruzione, lavoro, benessere economico, politica istituzioni, ricerca e innovazione. Al tempo stesso, però, si è tenuto in considerazione quelli che erano gli ambiti tematici particolarmente significativi è riconoscibile ai fini dell'utilizzo degli indicatori dei documenti unici di programmazione, quindi popolazione e famiglia, cultura, comunicazione e tempo libero, territorio e ambiente, economia insediata, infrastrutture e mobilità. In particolare, infrastrutture e mobilità ci consente di eh, analizzare tutta una serie di aspetti particolari ai fini della programmazione. Come è strutturato? Abbiamo 71 indicatori articolati nelle varie, che vanno a popolare le varie aree tematiche di cui vi ho parlato in precedenza. Il sistema è in progress, nel senso che stiamo continuando a individuare indicatori, possibili indicatori a livello comunale da poter inserire, quindi c'è tutta anche un'analisi eh, di ricognizione delle fonti che, che consentono di scendere a un dettaglio territoriale così fine. Quindi come potete vedere non tutte le aree sono eh, ugualmente popolate una brevissima e velocissima carellata sui vari eh, indicatori, popolazione e famiglie. Popolazione e famiglie e i dati sulla struttura anagrafica dalla ricognizione che abbiamo fatto sui Dup sono gli unici già presenti in tutti i Dup completi di analisi statistica, però eh, presentati in forma molto disomogenea. Attraverso questo sistema informativo tutti i comuni possono utilizzare gli stessi indicatori. E soprattutto un aspetto importante che ci consente eh, di, di, diciamo, di andare a individuare attraverso appunto, i dati forniti da Archimede è la distribuzione delle famiglie anagrafiche per tipologia familiare, quindi unipersonale, coppia senza figlia, nonché anche in base all'età dei componenti. Questo molto, sappiamo che è molto importante per le politiche assistenziali che vengono fatte dai comuni. L'istruzione. Ecco, quello che mi premeva eh, che volevo sottolineare è che, come vedrete nella seconda colonna, io devo andare veloce, però ritrovate. Diciamo, nella prima sono in, riportati i, eh, gli indicatori. Nella seconda trovate la fonte e accanto diciamo, se l'indicatore era previsto in URBES e se diciamo, è previsto anche nel BES, quando, però, eh, in alcuni casi quello che abbiamo utilizzato noi è, può essere un proxy dell'indicatore BESS. Per, per il lavoro si è fatto un forte eh, ricorso alla, alla fonte amministrativa al, al sistema Archimede, abbiamo una serie di indicatori, eh, ci tengo a sottolineare che eh, anche per l'individuazione di questi indicatori nonché per eh, il naming da dare agli stessi indicatori sono, è stato fatto un percorso condiviso all'interno dell'istituto. Per questi indicatori sul lavoro abbiamo fatto prevalente ricorso alla eh, fonte dati Archimede. Come vedrete, poi nel sistema tutti gli indicatori sono accompagnati da una metadatazione molto robusta che indica anche eh, diciamo la, la robustezza dell'indicatore, nonché eh, se appunto è un proxy dell'indicatore del BES o meno. Ma anche e soprattutto come eh, diciamo, le, le indicazioni di come è stato calcolato. Benessere economico. Sul benessere economico, come potete vedere, abbiamo una serie di indicatori che possono tornare molto utili per l'attività assistenziale da parte dei comuni. Eh, Archimede, che cosa ci consente, e questo diciamo, è, eh, ci tengo a sottolineare che la prima volta i dati eh, comunali di Archimede sono del tutto inediti, quindi questa è la prima volta che vengono diffusi. Utilizzando Archimede è stato possibile individuare particolari target che possono essere destinatari di politiche in campo sociale. Come è possibile eh, vedere in questa slide, in questo lucido, possiamo andare a individuare le famiglie anagrafiche monoreddito con bambini d'età inferiore a 6 anni. Quindi diciamo, i comuni ritrovano, nonché possiamo individuare famiglie con una forte presenza di anziani. Quindi, questo consente al comune di avere target specifici sui quali poter diciamo, intervenire e quindi avere informazioni molto di dettaglio. Politiche e istituzioni, eh, qui eh, diciamo, ve l'ho riportata anche proprio per indicarvi che, oltre ai dati eh, di fonte eh, sperimentale, abbiamo utilizzato appunto, anche dati più consolidati, in questo caso, abbiamo fatto elaborazioni su dati del Ministero dell'Interno. Cultura, comunicazione e tempo libero. Qui abbiamo utilizzato, oltre a eh, dati del, del Ministero dell'Ambiente, abbiamo utilizzato anche il dataset dell'Anagrafe delle Biblioteche, facendo delle nostre elaborazioni spingendoci fino a livello comunale. Il territorio ambiente, in questo caso i dati sono per lo più di fonte ISPRA o Ministero dell'Ambiente, quindi siamo ritornati a dati di fonte consolidata. In alcuni casi per i dati ambientali della città il dettaglio territoriale non sarà per tutti i comuni perché chi conosce l'indagine sa che in questo caso ci fermiamo, è un'indagine Istat, una rilevazione che va a coinvolgere i comuni capoluogo, quindi in questo caso non ci sarà il dettaglio per tutti gli 8.000 comuni italiani ma per quelli diciamo, compresi nell'indagine svolta dall'Istat. Economia insediata. Economia insediata fa riferimento a un altro archivio molto importante che è Asia, di cui si è parlato anche nel precedente, sviluppo, nel precedente intervento. E questa area tematica sicuramente si andrà a arricchire con i dati che ora saranno disponibili del frame. Quest'area quest eh, ci permette di andare a eh, diciamo fornire una serie di indicatori molto importanti, come quella sulla densità delle unità locali, tasso di imprenditorialità. Quindi tutta una serie di indicatori economici spinti a livello comunale molto importanti appunto per le politiche di intervento. Ricerca e innovazione, facciamo sempre riferimento anche in questo caso ad Asia e al ai dati del Ministero dello Sviluppo Economico. Infrastrutture e mobilità, in questo caso abbiamo, un molt, abbiamo due indicatori molto diciamo, innovativi e particolari, indici di attrazione e indici di autocontenimento. Questi due indicatori sono stati calcolati con i dati di Archimede. E che cosa ci dicono? L'indice di attrazione è un indice calcolato come rapporto tra i flussi in entrata nel comune per motivi di studio e lavoro fratto la sommatoria dei flussi in entrata e in uscita ai residenti che lavorano o studiano. Quindi, eh, diciamo, è un indicatore che ci consente di dare di avere informazione su quella che è la capacità del comune di attrarre per motivi di lavoro o di studio. Passiamo velocemente al sistema di diffusione. Abbiamo detto che a misura di un comune è un sistema che ha come obiettivo quello di fornire indicatori a livello comunale. Il nostro obiettivo era quello di creare un sistema friendly perché doveva essere a disposizione dei policymaker ma anche dei cittadini. Il sistema prevede un'organizzazione coordinata dei dati in formato tabellare, grafica e cartografica. La navigazione nel sistema com'è? La navigazione nel sistema è, eh, diciamo, sono previste due modalità. È prevista una modalità per tema e una modalità per territorio. Per tema, eh, selezionando un indicatore, è possibile scegliere la disaggregazione territoriale che si vuole diciamo, andare a, ad analizzare. Abbiamo ovviamente si parte dalla rappresentazione eh, comunale ma si può poi salire per aggregazione a livello provinciale, regionale e di ripartizione. Sì, 5 minuti. Il, la navigazione per territorio invece che cosa consente? Si seleziona un territorio, un'area sovracomunale e si estrae poi una, la serie storica dei dati e degli indicatori presenti. Ecco questa è eh, la schermata che si presenta quando si, eh, si va a fare, diciamo, ad aprire il sistema, se si vuole mh, individuare un'area più precisa si va a fare una ripartizione del territorio. È importante comunicare, dicevo appunto: questo è un sistema sul quale stiamo continuando a lavorare. Che sarà pubblicato nei prossimi giorni. Sarà pubblicato nell'area delle statistiche sperimentali proprio perché abbiamo questa fonte Archimede che è una fonte sperimentale, in linea appunto con quanto stabilito da Eurostat. E ehm, per le amministrazioni comunali. Abbiamo immaginato che forse sarebbe stato interessante estrarre direttamente tutti gli indicatori e le serie storiche relative al proprio eh, territorio, quindi verrà predisposto un percorso di eh, interrogazione diretta nella home page del sito. Praticamente cliccando banalmente un tasto relativo al proprio territorio, il sistema restituirà tutte le informazioni sia tematica che in serie storica con riferimento a quel territorio. Questo appunto nell'ottica di facilitare e di agevolare il più possibile l'accesso e l'utilizzo di questi indicatori. È tutto scaricabile, esportabile in formato Excel e in formato eh, CSV. Come dicevo, il sistema prevede una metadatazione molto robusta, questo per indicare appunto che eh, gli indicatori sono stati utilizzati, intanto qual è la fonte degli indicatori e come devono essere utilizzati, quindi le avvertenze e l'utilizzo per l'utilizzo. Ed è possibile anche fare una personalizzazione delle varie tabelle dei cartogrammi. Il, um, giusto facciamo un focus velocissimo sulla Basilicata perché appunto io rappresento la Basilicata un focus velocissimo andando a fare una, una ripartizione utente, una partizione utente possiamo delimitare il territorio di nostro interesse in questo caso andiamo a rappresentare le famiglie anagrafiche con componenti 0-14 anni in valori percentuali Lo andiamo, a, andiamo quindi a zoomare sulla regione di nostro interesse e possiamo ancora, anche eh, diciamo, graficamente, andare a ehm, selezionare un'ulteriore partizione eh, del territorio, quindi selezionando anche eh, diciamo, graficamente in maniera più veloce soltanto una parte della regione, quindi di comuni di nostro interesse. Ovviamente poi si può cliccare sul singolo comune. Il um, Diciamo il, il valore aggiunto di, di, di questo progetto e di questo sistema, qual è? Quello di intanto fornire appunto indicatori comunali, indicatori che consentono in qualche modo ai policemaker di avere informazioni utili per le loro politiche. Di agevolare l'utilizzo di questi indicatori e quindi di, di poter consentire di fare una programmazione consapevole, ma anche al cittadino di poter in qualche modo partecipare alle decisioni, quindi poter in qualche modo vedere quella che è la situazione dei propri comuni, nonché della propria regione, l'accesso appunto a tutti. E in maniera, insomma, in maniera semplice, in maniera eh, anche cartografica, per avere appunto una visione molto immediata dei fenomeni che si vanno a rappresentare. Okay, grazie. Grazie. Dal pubblico commenti sul lavoro, prego, grazie. Um, più che una domanda, oltre ai complimenti insomma, per il lavoro interessante, sicuramente uno strumento di lavoro utile per chi fa analisi del territorio, eh, no, volevo solo aggiungere una cosa che um, eh, questa architettura così interessante e semplice da utilizzare, è la stessa architettura, la stessa tecnologia che viene utilizzata anche all'interno del progetto che l'Istat sta per firmare in convenzione con la presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la Costruzione Territoriale. Quindi l'Atlante Statistico delle Infrastrutture ha questa tecnologia, l'Atlante Statistico dei Comuni l'avrà e eh, anche la banca dati di indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, quindi giusto questa, questo link. insomma, Quindi, questa è diventata un'architettura eh, dell'Istat, eh, eh, su cui eh, anche in futuro si, eh, si baserà. Grazie, sì, grazie Luigi per la precisazione che mi era sfuggita, in verità mi ero riproposta di farlo. Questa è una piattaforma eh, progettata e realizzata in istituto che appunto è la piattaforma trasversale standard di tutti i progetti, sì, di tutti i progetti eh, realizzati eh, e che riguardano il, il territorio. Eh, grazie. Eh, replico la domanda di prima perché, peraltro, nel frattempo ho cercato di trovare il frame SBS che non è semplicissimo da trovare. Eh, allora, la domanda è eh, come arriviamo al, a, a, al frame eh, e poi volevo sapere. È possibile eh, rispetto a questo, nella lettura dei dati, avere riferimenti, eh, per esempio eh, facendo l'analisi territoriale di quella che è la media de della variabile che si sta analizzando oppure eh, delle misure di benchmark rispetto agli elementi oppure no? A allora, alla prima domanda. la prima domanda il sistema si raggiunge molto semplicemente perché eh, si trova nell'area statistiche sperimentali? Si troverà in quest'area che è evidenziata page del sito dell'Istat. Eh, quest'area è evidenziata in basso a sinistra, quindi cliccando nell'area statistica e sperimentale ci sarà il link al portale a misura di comune. Quindi mh, dovrebbe essere insomma, un percorso abbastanza breve, che effettivamente questa è sempre una delle difficoltà. Noi, a noi sembra molto semplice, però in realtà già 5 click sono... sono no, no, è, è giustissimo, già 5 clic sono troppi per arrivare. Intanto il policy maker ha abbandonato la ricerca. Allora per quanto riguarda invece gli altri quesiti che poneva, allora le, le diciamo subito: questo sistema prevede alla base, alla base di questo sistema ci sono i microdati, il sistema calcola in tempo reale gli indicatori che andiamo, eh, diciamo che va a presentare. Tant'è vero che è possibile per lo stesso indicatore. Uh, non so se riesci a farlo, a farlo vedere Claudio è possibile per lo stesso indicatore fare il calcolo a livello provinciale e a livello regionale quindi in tempo reale l'indicatore può essere calcolato a livello provinciale e anche a livello nazionale sì, di ripartizione certo proprio perché alla base ci sono i microdati il, um, per alcuni indicatori allora per gli indicatori di Archimedia stiamo parlando appunto di dati comunali diffusi per la prima volta, dati inediti. Dati comunali come, io purtroppo ho dovuto fare una carrellata molto veloce degli indicatori, eh, per alcuni, noi abbiamo fatto tutti, diciamo, abbiamo fatto controlli abbastanza spinti anche sulle distribuzioni empiriche per vedere se c'erano valori anomali, quindi andando a, anomali, andando a guardare tutti i quantili, come si posizionavano all'interno dei vari territori. Per alcuni indicatori non abbiamo il benchmark comunale, d'altro canto abbiamo scelto diciamo, questa fonte sperimentale nuova proprio perché non c'era una fonte di statistica ufficiale che poteva essere utilizzata per il calcolo di questi indicatori. Quindi, in questo caso, diciamo, le nostre analisi eh, che ci hanno dato questo conforto sulla bontà di questi indicatori. È chiaro che, però, essendo nell'area statistica e sperimentali, stiamo parlando di nuove fonti, stiamo parlando comunque di indicatori che probabilmente non hanno ancora quella robustezza tale per essere considerate a statistica ufficiale, però quello che è importante è l'area, eh, diciamo le statistiche sperimentali, questo nuovo percorso intrapreso da Eurostat ma anche da altri istituti nazionali di statistica e il valore aggiunto secondo me è quello di far crescere il paese, cioè quello di porre all'attenzione anche del cittadino una serie di indicatori che il cittadino può valutare e restituirci il feedback. Bene, io ringrazio tutti per la partecipazione, i relatori, il pubblico che ha interagito per questa sessione, che mi sembra sia stata ricca di stimoli, e direi che siamo pronti per la pausa pranzo. Grazie a tutti.